quasi 30, dice guarda, che è matematico e non gli sfuggono le teste. Ecco, intanto ringrazio di essere qui con una giornata del genere. Un argomento un po' specifico. Voi ormai mi conoscete perché siamo a Verona, invece non conoscete la persona che abbiamo in videoconferenza che gentilmente ci aiuterà a condurre questo incontro, che è una enorme collaboratrice, anzi diciamo è la madre di questa azione, che nasce con Sui Linux e si sviluppa in vari segmenti. Questo è un segmento specifico sulle disabilità, come potrei io costruire delle cose d'aiuto, in particolare sulle disabilità, e ve la presento. È Lucia Ferrina, in questo momento è all'ITD del Centro Nazionale delle Ricerche a Genova e ci farà compagnia per tutto il pomeriggio intervenendo per tutte le parti che attengono al suo settore e anche come bisticciato, perché non siamo sempre d'accordo su tutto, ma questo è forse il frutto della nostra ricchezza. Ti do la parola a lei e in questo incontro sarà un po' da risposta, nel senso che condurremo le cose man mano che vengono. Ecco, quello che è interessante, che vi voglio intanto io sono contento che siamo 30 selezionati, ce n'era uno che ne ha selezionati 12, ha invaso il mondo con la sua filosofia. Se noi che siamo 30 di questi 15 fanno altrettanto, no, dovremmo andare lontano. Perché oggi io spero di, insieme a Lucia, di infilarvi una pulce nell'orecchio. Cioè, la pulce fondamentale è: si può fare, con il software libero si può fare qualcosa che altrimenti non si può fare. Ecco, quindi adesso do la parola a lei, a Lucia, ve la presento, è madre di tanti progetti, questo compreso, e diciamo viviamo in tante. Adesso a te, Lucia. Intanto un saluto a tutti quanti e grazie di essere qui con noi nonostante la bellissima giornata, mi sembra di capire, anche qua il bel tempo. Francesco però vedo un primissimo piano di... Oh, no, perché sto regolando l'audio, Lucia, sì. Sentite bene. Vedevo i bottoni di una camicia. No, dicevo che stavo ringraziando semplicemente i partecipanti che non vedo, ma mi fido della parola di Francesco, immagino che ci siano per davvero, quindi posso essere tranquilla. Io non vorrei rubare tempo per dire cose inutili, semplicemente una collaborazione, quella di Francesco con noi, di Francesco e Maurizio Marangoni, non dimentichiamocelo mai, che esiste ed è un'altra delle colonne che ci aiuta a sostenere questo progetto. E questa collaborazione, dicevo, è una collaborazione che non si esaurisce mai ed è sempre fonte di stimolo per andare avanti, per portare delle ventate di novità all'interno di questo progetto, che senza veramente l'aiuto di Francesco e Maurizio non sarebbe proseguito. Tutti i progetti del CNR hanno vita finché ci sono dei fondi disponibili. Noi li abbiamo avuti da AICA per realizzare le prime versioni di Sui Linux, dopodiché ad un certo punto per AICA il discorso si concludeva e noi non avevamo più finanziamenti. Con Giovanni Caruso, che è il papà, se io sono la mamma, lui è il papà di Sui Linux, abbiamo lavorato per tenere aggiornate le distribuzioni che avevamo realizzato in maniera, noi dicevamo, da carbonari, nel senso che si faceva veramente nei ritagli di tempo e fuori dall'orario che prevede la nostra presenza all'interno dell'istituto. E poi c'è stato questo incontro fortunatissimo per noi con Francesco, che ha adottato Sui Linux, è diventato il secondo papà insieme a Maurizio, che ha fatto forse anche un po' da mamma,
e su di Linux ha avuto un nuovo impulso senza finanziamenti, però siamo riusciti ad andare oltre quei limiti che purtroppo erano stati imposti dalla mancanza di fondi. Recentemente, poi lo dirà meglio Francesco, ci sono alcune slide che poi raccontano un po' la storia, i CTS, i centri territoriali di supporto di alcune città, grazie alla sollecitazione di Francesco, hanno presentato dei progetti che sono stati approvati al MIUR e anche in questo caso ci danno la possibilità di andare avanti, soprattutto sulla strada dell'integrazione. La nostra idea non è quella di invadere con l'open source la scuola italiana, perché comunque ci sono quelli che fanno da padrone. A noi sembra che esista una possibilità e una possibilità concreta di costruire delle soluzioni personalizzate, delle soluzioni che hanno un valore aggiunto e che con una spesa minima riescono a favorire il processo di integrazione. E ovviamente gli esempi e raccontare le esperienze, questo lo può fare Francesco, perché Francesco, essendo a scuola, noi siamo dei poveri ricercatori lontani dalle scuole, quindi non abbiamo la possibilità di testare sul campo, quindi anche molte soddisfazioni non riusciamo ad averle, perché tutto quello che facciamo rimane appeso, manca sempre la parte esperienziale, che poi è quella che gratifica. Francesco sta sperimentando molto, delle idee che abbiamo e di cui discutiamo insieme anche sabati e domeniche, e io magari dico: sai, ho pensato questa cosa, lui la fa, oppure stavo pensando, ci pensavo anch'io, quindi diciamo questa affinità che abbiamo e soprattutto la sua mente, ma anche le sue braccia operative, danno concretezza a tutto quello che potrebbe essere, che potrebbe rimanere soltanto un'idea a livello di ricerca. Non so se devo dire qualcosa su di Linux, adesso, Genesi, o lo dico dopo quando arrivi, sì, sulla slide. Certo, direi di sì. Ecco, giusto per capire che su di Linux non è di Fusillo, no, ormai non è più neanche dei CNR, è dei centri territoriali, i quali adottano pezzi di azioni sulle disabilità. E adesso lo vedremo. Qua vedete quattro immagini, che sono quattro storie che io oggi vorrò raccontare, perché sono state praticamente sviluppate durante l'anno scolastico. Una riguarda un bambino di 4 anni, Filippo, posso dirlo chiaramente perché le quattro famiglie mi hanno accordato il diritto a poter usare le immagini e la storia. Filippo 4 anni, Emma ne ha 11, Down. Giada è una bambina di quarta elementare, è stata in un periodo di scuola in ospedale, ha avuto un grosso problema di carattere oncologico, e Andrea, 26 anni, adulto. Quindi diciamo, loro sono l'esemplificazione di quello che tratteremo oggi come diciamo, vita vissuta, dove l'open source permette di fare cose che non permette il software proprietario. Una cosa che balza sui tutti gli occhi è quel monitor là. Con sistema proprietario non si può intervenire sui desktop e piegarlo al nostro desiderio di modifica per l'accessibilità, ma io invece con sotto Linux posso creare un monitor adatto alla bambina, tre lanciatori e attività che deve fare. Allora, oggi diremo velocemente da dove veniamo, l'ha già detto Lucia, che cosa è sotto Linux, perché usare il software libero, qual è il valore della realizzazione delle postazioni speciali. Che tutta questa cosa funziona meglio se facciamo integrazione fra di noi insegnanti, un accenno sulle tecnologie assistive adottate dai vari CTS e qual è il futuro di sotto Linux. Nelle immaginette a corredo ho voluto in qualche modo raccontarne per immagini questa cosa. Veniamo dall'ITD CNR, da loro, che per fortuna mantengono l'adozione di questa cosa, perché un sistema operativo significa server, un ingegnere almeno che ci va dietro alla progettazione, l'assistenza alla lista che le usa, siamo 700 in Italia che scrivono sulla lista, poco, ma scrivono magari in privato, non so perché, però ci siamo. Significa diffondere i DVD, metterli online, creare il server che ti dà servizio. Quindi senza di loro non si potrebbe, perché ci vorrebbe un'azienda che supporta anche il mantenimento del fatto che uno fa clic e gli si scarica le cose.
E quindi io spero che sempre di più altri CTS, dove va il futuro lì, secondo me loro come ricerca, come validazione delle scelte, noi come campo di applicazione sul campo, con nomi e cognomi. Io da oggi vorrei andare via da qua con qualcuno che dice io adotto un'azione e noi li seguiamo, cioè faremo una supervisione. Questa è un po' l'idea di oggi. Ecco, questa è la diapositiva di ST4, se vuoi dire qualcosa, perché da lì, dalla ricerca della qualità del software, che è iniziato dove c'è lei, parte Sode Linux. Sode Linux non è un sistema operativo, una roba al supermercato, alle spalle c'è chi ha studiato quali sono i software adatti alla scuola e quali no. Un po' come quelle ditte che fanno ricerca didattica, che ne abbiamo una qua a Trento, un'altra è a Firenze, ce ne sono in giro per l'Italia, e poi ti fanno, ci dicono, le azioni didattiche relative allo studio che c'è sotto. Lo studio di software che c'è su Sode Linux è lì. C'è da dire qualcosa, Lucia, su SD Quadro? Sì, SD Quadro è il mio primogenito a livello di ricerca, prima ancora dei CD e poi dei DVD di Sode Linux. Mi sono occupata della banca dati della biblioteca del software didattico, una struttura pubblica, una struttura fisica. In questo momento mi trovo nella biblioteca e quindi non sono nella mia stanza, ma sono proprio nella biblioteca del software didattico. Ho aperto il sito nello stesso momento che lei parla. Come? Ho aperto il sito, non l'immagine. Okay. Questo è proprio il sito che voi potrete usare per documentarvi, adesso vi dirà meglio, questo. Allora, la biblioteca è stata attivata nell'85, quest'anno festeggiamo i 30 anni e io sono arrivata all'ITD nel 90 e dal 90 mi occupo della biblioteca e poi a partire dalla fine degli anni 90, nel 99 abbiamo attivato il servizio che vedete nella proiezione. In realtà questo servizio scopre a quello di offrire documentazione sul software didattico e orientamenti all'uso, perché nel mare magnum delle offerte, soprattutto commerciali ma anche gratuite, free software open source, c'era veramente troppo ed era troppo difficile individuare le risorse giuste. Non è mai stato un servizio di valutazione, abbiamo sempre cercato di catalogare tutto quello che esisteva senza prendere posizioni, chiaramente di fronte a programmi che non erano a nostro avviso comunque meritevoli di arrivare nelle scuole, questi non venivano catalogati, quindi diciamo una selezione naturale alla nascita discriminava il buono dal non buono. Questo per dire che quello che è catalogato lì è perché è buono. Sostanzialmente, diciamo, nella maggioranza di Linux è perché è ancora più buono, perché in gran parte è per tutte le piattaforme che ci sono oggi in Italia, quindi quasi tutto per cose che vanno con Linux, Windows e Mac. Allora, all'interno poi di questo servizio, oltre alla banca dati, che comunque svolge un ruolo fondamentale di documentazione, c'è una sezione dedicata agli approfondimenti che danno proprio le indicazioni su come usare le varie risorse. E a partire dall'anno scorso abbiamo rifatto completamente il sito, sia dal punto di vista grafico che delle funzioni, che soprattutto dei contenuti. Ho messo la base di ricerca. I contenuti sono stati tutti aggiornati e da circa 6.000 unità, da circa 6.000 schede, siamo passati a 1.400, perché sono stati verificati tutti i sistemi operativi, è stato verificato che il software fosse ancora disponibile, eccetera. Abbiamo aperto alla catalogazione anche di risorse non esclusivamente software, e quindi siti, apps per tablet e smartphone, video lezioni e altri strumenti che possono comunque favorire l'apprendimento, questo a tutti i livelli e per tutte le discipline.
un occhio attento è sempre stato nei confronti di due tipologie di risorse, quelle finalizzate all'integrazione, e durante tutti questi anni ho sempre cercato di inserire, parlo al singolare perché purtroppo sono da sola a occuparmi di questa, dei contenuti, c'è Giovanni Caruso che mi supporta dal punto di vista informatico, invece dal punto di vista dei contenuti me ne occupo soltanto io. Negli anni scorsi, quando era un progetto finanziato, avevamo la fortuna di collaborare con degli ottimi docenti che veramente ci davano delle indicazioni preziosissime. Poi pian piano, come tutto, i finanziamenti sono diminuiti per arrivare a scomparire, e quindi ho dovuto iniziare a occuparmi da sola di tutto quanto. In questi anni, diciamo, di difficoltà, ho scelto di privilegiare l'inserimento di risorse finalizzate all'integrazione, perché dovendo fare una scelta ho cercato di scegliere chi ne aveva più bisogno di queste risorse, chi poteva magari riuscire a comunicare attraverso un'app piuttosto che attraverso un altro software. Quindi questo è un filone. L'altro filone è l'open source. Nel momento in cui noi abbiamo inserito i vari software scelti anche con l'aiuto degli insegnanti su Sodi Linux, parallelamente veniva inserita la scheda su in SD quadro, questo per dare comunque un'informazione in più aggiuntiva anche esterna a quella che poteva essere la distribuzione, e quindi siamo andati avanti tenendo aggiornate questi due grossi filoni, l'integrazione e l'open source. Questo per dire che SD quadro è il supporto un po' i documenti che supportano le scelte che didattiche di sottolineo che trovate qua. La banca dati, io credo, dovrebbe essere il primo interlocutore di un insegnante che dice: dovrei fare una cosa. Proviamo a vedere se per questa disabilità c'è un'app che mi va bene, se c'è un software che mi va bene, perché è un peccato che venga usata abbastanza poco. Se gli insegnanti la conoscono, quindi fate il portatore di competenza, è possibile, perché va veramente usata. Adesso io vorrei andare avanti un po' speditamente. Sapete da dove veniamo, l'abbiamo già detto, veniamo da lì, c'è una lunga storia. Ecco, questa mi interessa dire che attualmente Sodi Linux è sui server del CNR e ci sono quattro progetti attivi, uno per la comunicazione aumentativa, cioè è un progetto che attiene a un software che farò vedere dopo, permette di scrivere per immagini. Qualcuno conosce dei software commerciali, uno si chiama SimWriter, un altro PointMaker. Noi vogliamo arrivare più o meno a fare quelle cose lì. Siamo già all'esposizione delle immagini durante la scrittura. Mi hanno telefonato oggi da Roma che vogliono applicarlo con i soldi, per esempio, no? La comunicazione per le immagini con i soldi. Il bello di questi programmi, della comunicazione aumentativa alla Word, è che funziona anche su tablet. Le stesse immagini si trovano su alcune app che ha documentato anche Lucia, uno di questi si chiama Iziosi, sicché il bambino lavora, ed è una delle cose che vorrei, che uno strumento che spero potrò sperimentare qui con CTS, è che lavoro sul tablet, mi scuso, sul computer ibrido, alzo la parte visiva e vado in giro e il bambino comunica con le stesse cose che ha imparato ad usare a scuola. Mi spiego? Cioè, oggi fare in modo che solo Linux transiti dal PC a strumenti mobili per la comunicazione. Un altro a Viterbo sull'interfaccia grafica, la semplificazione, come vedete là, l'idea mi è venuta guardando una distribuzione che ha fatto la regione Lombardia per gli anziani, si chiama LD, dove hanno fatto un sistema operativo basato su Linux, la regione Lombardia, per facilitare l'accesso a internet degli anziani, per le informazioni, l'acquisto online, la comunicazione, la lettura di Famiglia Cristiana, queste cose qua. Hanno 5 bottoni, uno clicca e parte, stessa cosa là. Lo configura l'insegnante per il bambino, cambia attività, cambia configurazione. Novara per la diffusione e noi per il mantenimento e lo studio insieme a Lucia. Abbiamo avuto 10.000 euro per questo. Lo dico al papà e papà. Speriamo che l'anno prossimo altri CTS adottino altre azioni che abbiamo un po' in testa, perché così il Sodi Linux può diventare il ricettacolo di ricerca e fruizione scolastica. In situazione, per esempio, Biella, noi non sapevamo che la provincia di Biella con Arab World, che usa 12.500 immagini gratuite,
La provincia di Biella, le logopediste e i neuropsichiatri usano già il sistema di immagini gratuite e quindi diciamo, il campo d'azione di ricerca lì è più significativo perché diciamo, è in situazione. Allora, sotto Linux è sempre di più compatibile, questo ultimo sembra addirittura l'interfaccia di un Mac, i software sono interoperabili, quasi tutti, è molto semplice da usare, i ragazzini disabili non sanno neanche se usano sotto Linux, Windows, che usano e stop, perché le stesse azioni che si fanno su Windows si fanno su Linux. Ma in particolare abbiamo cercato con questa versione 2015 la adattabilità alle tecnologie assistive, cioè quando io ho un disabile configuro la macchina in maniera che sia il più possibile il bambino capace di usarla. Voglio andare veloce perché magari queste cose ve le guardate nelle diapositive, invece voglio farvi vedere proprio i filmati dei bambini, i quattro filmati che sono diciamo credo abbastanza interessanti da parte vostra da vedere. Con sotto Linux ci fate le aule, ci fate andare i computer, questi sono tutti sotto Linux. Questo è un ibrido, l'ho comprato per prova, ho usato appunto uno di sotto, Dual Boot, macchina virtuale con altri quattro sistemi operativi, va con la bellezza, questo è del 2006, ha 9 anni, va ancora con quattro sotto Linux. Quello là è una macchina radiata dall'ufficio delle entrate della provincia di Trento, non so neanche quanti anni ha, va con sotto Linux, bella come il sole. Quindi fate andare anche i cadaveri con sotto Linux, veramente arriviamo a macchine. Questo là è un Pentium 4-3000 con un giga di RAM. E funziona per quello che deve fare, non ci faccio la grafica, ma a scuola sono pochi quelli che devono fare grafica tridimensionale rotativa con l'inversione degli interni, la spaccatura dei solidi, voglio dire l'80% sono azioni che si possono fare, quindi un nostro intento è anche il riutilizzo delle risorse per spostarle magari sulle risorse umane o sugli acquisti hardware da diffondere. Certo, questo è anche un imperativo. Purtroppo oggi per far andare le macchine moderne non possiamo più fare un sistema operativo così semplice perché esigono, diciamo, noi abbiamo usato Mint 17 che sarà supportata fino al 2019, questa distribuzione qua, e poi io credo saremo ancora in vita, non noi ma chi porterà avanti il progetto. Ma abbiamo dovuto prendere una distribuzione recente, se no le macchine nuove non potevano andare, insomma. Allora, qua dovevo finire la diapositiva, però anche così si capisce. Sotto Linux va da DVD, che è quello che distribuiamo oggi, che però è 32 bit per macchine datate. Funziona da chiavetta, scaricandolo da internet vi fate queste chiavette, 32 o 64 bit, quando spegnete la macchina e la riaccendete andate nel panel controller, guardate che architettura ha. Funziona installato da solo, come quello là, funziona installato da solo, o in dual boot come questi, e dentro il sistema operativo, se ho bisogno di Windows per qualche applicativo, posso costruire una macchina virtuale, nel mio caso è questa, e dentro ci posso mettere più o meno quanti sistemi operativi voglio. Qua ne ho tre, oltre a questo qui che sto usando e Windows 8.1 che c'è sotto. E non è mica una macchina pazzesca, è una macchina normale da supermercato oggi. Quindi sotto Linux tranquillamente va sulle nostre macchine. Con le ultime macchine ci vuole un po' di competenza per far andare il dual boot, però abbiamo risolto quasi tutti i problemi. È bene che quando uno fa un'installazione si fa aiutare. In live, vuol dire da CD o da chiavetta, va bello come il sole su tutte le macchine. Qualcuno mi ha fatto la critica, ieri mi ha scritto una mail a Pescara, la voglio citare, dicendo, professore, lei è venuto a fare un convegno qua e ci abbiamo creduto e adesso vogliamo metterlo sui computer. Poi dice, ha proposto ai miei colleghi, lui su Linux, ma il mio collega ha detto che con Ubuntu avrebbe difficoltà a far funzionare i programmi della Ericsson, perché ne hanno fatti tanti. Allora io ho scritto, ve lo cito perché ve lo troverete questa critica quando mettete sotto Linux sulle vostre macchine e dei vostri computer. Allora ho scritto, allora, sotto Linux è una derivata Ubuntu, non è Ubuntu, è una Mint 17 allestita con software, come quelli della Ericsson potrebbero andare anche benissimo con Wine, ma non è detto. Sotto Linux non è stato fatto per far funzionare programmi esercitativi, cioè tu scegli un programma, lo compri su una bacheca, glielo dai al bambino e lo fai usare, ma è stato pensato e fatto, perché questa è la filosofia, per quello che la dico, è stato pensato e fatto per creare la didattica con i ragazzini. Io devo dire che è una vita che faccio insegnanti di sostegno,
e devo ancora, quando faccio qualcosa, trovare quella cosa che è fatta adatta per quel ragazzino che ho qui, il ragazzino che ho in carico. Non esiste, la devo fare io. Io non so come fanno alcuni colleghi a trovare qualcosa di bene fatto che gli sia azzacca giusto. Così così ci sta, ma che sia la quotidianità direi che è difficile. Comunque non c'è bisogno di comprare i software della Ericsson. In rete ci sono moltissimi siti stracolmi di software esercitativi e anche ben fatto. Guardi qua, Baby Flash, di Travoli e di Prase, ci ho messo anche lui che è qui presente, no, per la matematica, e sono portali efficacissimi e bellissimi. Questo, cioè, vedete, questi sono tutti programmi esercitativi che vanno benissimo. Cioè, no, vedete cosa ce n'è di programmi esercitativi. Baby Flash, un altro sito bellissimo con un sacco di programmi esercitativi, e siccome sapevo che mi avrebbe criticato, ma io a scuola non c'ho la rete, io se volete ve li do questi siti. Sì, grazie. Ecco, e siccome sapevo che mi avrebbe criticato dicendo ma io professore non c'ho la rete, io ho anche scritto, insomma, non si butta un sistema operativo allestito con software come questo. Questo è il mio pensiero, anche perché ormai la rete e la possibilità di condivisione è enorme. È come uno buttasse via la casa perché non c'entra il divano. Cambio divano. Io non cambio divano, lo so voi. Ecco, e gli dico che comunque esiste un programma per succhiare tutto un sito dalla rete e metterlo in una cartella e avviarlo fuori rete. Buona sperimentazione. Perché vi diranno, ma non mi funziona questo, ma non mi funziona quell'altro. Però la forza di questi quattro esempi, vedrete, che ti fa passare sopra il fatto che non ti va a questi quattro programmi sulla disabilità. Questa è la banca del software che gestiscono loro nei loro server. Se non vi basta il software che è già su di Linux, andando nel repository mettete degli altri. Ve ne dico uno, Stellarium, la tavola di Mendeleev, tavola dei periodica, il disegno 3D, che poi è inutile metterlo in un sistema operativo che inchioda la macchina, perché non sai la macchina che lo coglie se è in grado di farlo andare. Quindi qui di software installabili ne avete un mare, ma noi abbiamo messo quelli più usabili. Ecco, questi sono i quattro moschettieri, siamo noi, Giovanni, Lucia, Maurizio e me. Abbiamo una lista che adesso sia dal sito di Sodi Linux sia dal mio sito, dove l'ho messo, abbiamo una lista che permette di vedere già tutte le discussioni fatte. Non mi funziona qua, pronto tu Carnevale, può darsi che una delle cose che tu mi hai chiesto sia già stata discussa. Allora vai a fare la ricerca se il discorso sulla partizione dei dischi è stata fatta. Vi dico alcune discussioni: mettere i font che fanno diventare su di Linux uguale a Windows, perché uno scrive e non trova cambiamenti. Oppure poter vedere tutti i formati video, oppure guardare la televisione della Rai su di Linux, oppure, cioè, tutti quei impicci che uno dice io come si fa, ne abbiamo già discusse. Però uno che, se io vi metto in lista adesso, magari non la trovate, perché è già stato detto. La lista è forte per questo, non vi intasa la mail, perché non è che scriviamo molto, però quando uno fa una domanda, nel giro di qualche ora la risposta c'è. E se non c'è, andiamo a cercare in altre liste che abbiamo partner che risolvono le cose anche molto più tecniche della nostra, perché a noi preme che sia una lista didattica. Per esempio, ho messo in lista oggi questa presentazione perché sia ad esempio anche da tanti altri posti d'Italia, perché abbiamo gente in lista dalla Reggio Calabria, dalla Sicilia, dalla Sardegna, da Aosta. Io vi ho messo in lista. Perfetto. Io vi ho messo in lista, se non volete vi staccate. Questo è il nuovo sito di Sodi Linux. Il nuovo sito è molto più accessibile. Adesso dovremmo rifare un po' la prima pagina. Se sono in lista, cioè vado sul sito e entro. Entri, sì, vai sul sito. Vediamo. Ah, poi non vi ho fatto vedere di Prase. Cioè, di siti con materiale esercitativo ce n'è talmente tanto che dire prima di comprare. A casa mia, io sono nato povero. A casa mia, prima di comprare una roba, mia madre, vedova, diceva andiamo a vedere i cugini, i parenti, i fratelli, se si può fare. Se no, si fa uno sforzo, si fa la spesa, per carità, una cosa che serve, anche ci si tira indietro, si fa un sacrificio, si fa la spesa. Ma siamo sicuri che è la prima scelta?
Cioè, quando un insegnante applica il suo ruolo di costruttore di didattica comprando un oggetto che mette a fare esercitare un ragazzino, a me fa un po' preoccupazione, perché vuol dire che nel momento in cui ti metti a costruire, per scegliere quel monitor là, la maestra è andata a cercare quali sono le attività che Filippo può fare a quel livello che è. L'ha pensato, se prendeva il programma esercitativo, non è mica detto che beccava l'esatto punto di arrivo e di partenza del bambino. Ecco, questo è il sito dell'IPRASE, questi sono gli ambienti di lavoro, le lettere, vedete, maschere, eccetera. Comunque ve li do questi indirizzi, volete, li metto in lista? Sì, sì. Come intrattenimento ci sta, ma il momento didattico dell'apprendimento, secondo me, è un'altra cosa. Ecco, se vedo un bado a chiudere gli occhi vuol dire che devo svegliarmi. Ecco, su SD Quadro, perché io ho molta premura del suo giudizio, quello che dice Bado per me lo tengo molto in considerazione. Allora, sul sito di SD Quadro ci sono anche un sacco di video lezioni per gestire sotto Linux. Allora, prima una signora ho sentito, come faccio a fare una chiavetta? Dice il video che spiega come si fa a fare una chiavetta e quindi trasportare sul Linux dal computer all'altro. Come faccio? Faccio partire sul dual boot. Come faccio? Come faccio? Come faccio? Io nuova versione, o chi vuole, ma anche il collega di Livorno. Quando uno si pone un problema, se sa fare una video lezione ben fatta, la mettiamo sul sito, ce ne sono un sacco. Più che spiegare, la video lezione è molto meglio, perché tu passo passo vai avanti e col tuo PC ti metti a posto. Allora, però io volevo fare un discorso, no, su queste tecnologie, in particolare questo per l'handicap. No, che sono arrivate queste intercronologie nella scuola. Intanto volevo dire una cosa, secondo me, ragazzi, mettiamoci la mano sul cuore, chi si occupa di handicap deve saper usare le nuove tecnologie. Perché le deve saper usare, può farne a meno, perché oggi un ragazzino disabile che al suo livello, come avete visto prima nell'immagine Andrea, a 26 anni, qualsiasi livello è, che sa usare le tecnologie, è meno solo di uno che non le sa usare. Un disabile che non sa usare le tecnologie è solo. Un disabile che sa usare Skype gli cambia la vita. Gli cambia la vita. A lui e alla sua famiglia. Quindi, perché le tecnologie di una volta non erano da buttare via se usate bene, vero? Invece quelle di adesso, se noi non guardiamo bene cosa ci portiamo a casa, finiscono come questa roba qua, lo vedete? Finiscono in trash. Finiscono buttate là. Come i programmi che, finito il momento che serve a quel ragazzino lì, lo metti sullo scaffale, ti dimentichi che c'è, hai speso dei soldi e restano la vita. Ecco, quindi attenzione a portare a scuola delle tecnologie. Secondo me bisogna comprare con molta attenzione, perché io sarei di quelli che entrano nel tempio della scuola, le butta fuori e poi vediamo quelle che sono buone e quelle che non sono buone. Ci sono tecnologie buone e tecnologie cattive. E vediamo quali sono quelle buone e quelle cattive. Allora, quelle buone ci sono, anche proprietari che vende il mercato, io sono contro il mercato, ci mancherebbe che dobbiamo vivere tutti ed è giusto che sia così. Ma una tecnologia è buona quando la posso mettere in mano a tante persone, la posso scambiare, è inclusiva, cioè non esclude, è distribuibile e dura nel tempo. Allora, il mercato, perché se no, attenti, noi insegnanti di sostegno spesso siamo rincorsi dai venditori, spacciatori di materiali solo quando compriamo qualcosa, perché in sto periodo che vendono i libri, quando vengono a scuola ci sei di sostegno, non ho niente per lei, mi dispiace, sì. Allora, vedi che corrono come matti, come siluri quando vedono un insegnante con i compiti da correggere, ti vedono passare e fa male di sostegno, non riesco a... e ti lasciano perdere, perché sanno che in fondo noi di sostegno, se non siamo un po' spigliati, sorreggiamo un sistema, uno stato scuola. Invece che secondo me noi di sostegno dovremmo essere poi il volano dell'apertura mentale della scuola. In effetti è stato anche così con l'introduzione della disabilità nella scuola. Cioè, noi dovremmo in qualche modo dire ai colleghi che entrano con la didattica innovativa, con le nuove tecnologie della scuola, quali sono i criteri di attenzione da utilizzare. Cioè, non possiamo far entrare qualsiasi cosa che diventa esclusivo. Dobbiamo farci portatori anche di questa sofferenza. Io penso che ne siamo fatti portatori di tante anche di queste. Non correggiamo pacchi di compiti, ma dobbiamo sobbarcarci il compito di far evolvere la scuola con delle attenzioni.
perché sennò siamo complici consapevoli di un sistema che tiene lontano alcuni dall'accesso, dall'accessibilità. Allora, noi a scuola dovremmo privilegiare il software libero distribuibile. Software libero significa LibreOffice piuttosto che Word, perché quello lo usano tutti. Software libero vuol dire che una presentazione la faccio con Impress, mi frega se ho le immagini che girano. E anche l'hardware buono qual è? È quello che va anche se cambi il sistema operativo del computer, che la LIM vada uguale, non è che la devo buttare, invece certe LIM se tu cambi il sistema operativo non vanno più. Capite? La stampante che funzioni con tutti i sistemi, quindi quando si fa un acquisto, io per preparare questo incontro sono andato in internet a cercare quali sono i monitor interattivi che, se voi volete fare una postazione così, che vi garantiscono di funzionare con tutti i sistemi. Non ho mica trovato in Italia, perché in Italia comprano, cioè quasi tutti vanno con Windows 8, 7, 8, 7, 8, 8.1. Per trovare sistemi che vanno con Mac e Linux dovete andare quasi in America. Quindi quando compriamo dell'hardware, diciamo agli SGA, i criteri di acquisto siano che funzioni con tutti i sistemi operativi, che duri nel tempo, che ci sia un contratto d'assistenza e che possibilmente non mi faccia buttare via quello che ho per metterlo in moto. Quindi ci sono le LIM buone, volevamo fare un archivio con un CIA a Indymatica, poi l'ho messa da parte questa idea, ma ce l'ho ancora in testa, fare un archivio dei materiali buoni. Quali sono le LIM che vanno con qualsiasi computer? Quali sono le stampanti, la marca di stampanti che tu li attacchi, vanno, non devi diventare matto a cercare il driver? Mi spiego? Quali sono gli scanner che ti permettono di far andare le cose? Perché l'insegnante non può essere un tecnico informatico o un tecnico di laboratorio, l'insegnante deve occuparsi della didattica, non deve andare in classe con la preoccupazione che non sa fare scuola perché la scuola non gli va. E quando cambia scuola non deve buttare via tutta la didattica che ha fatto perché non ha più la stessa marca di lì. Succede così in Italia, sapete? Questa cosa Lucia lo sa, qua è capitato anche dei parchi importanti, li ho detto spudoratamente, la gente si mette a ridere, ma poi la sappiamo sta roba qua. Che costo ha imparare ad usare un software e poi buttare via quello che hai imparato? È pazzesco, ma succede così. Adesso ascoltiamo la storia di Filippo. Filippo, 4 anni, vi faccio vedere il video, sta a scuola con l'assistente di sostegno e l'assistente personale. Viene accompagnato di qua e di là. Sì, sta a scuola. Scusi, 4 anni? 4 anni, adesso vi faccio vedere il video. Filippo, conosco la situazione, vado su nella mia scuola, tra l'altro in infanzia, e penso di costruire quel tavolo lì, dove, perché lui noto che ha una tetraplegia spastica, distonica, insomma, poverino, non parla, intelligente. Alle prove, ragazzino che dà risposte sì no, molto pertinenti per la sua età. Allora penso di costruire quel tavolo lì perché con il residuo motore che ha, lui possa solo con il tatto, con il dito, in una posizione, io l'avevo fatto piatto, poi dopo piano piano l'ho portato quasi verticale, lì è come l'ho portato via dalla scuola di Blu, con i libri sotto, identico. Vedo che comincia a funzionare, riesce a dare comandi alla macchina. Dal monitor grande che avevamo in provveditorato per far prove ho comprato quello lì piccolo, perché ho visto che un bambino di 4 anni il braccio non arriva né di qua né di là. L'abbiamo disassato perché abbiamo scoperto che la sua migliore mobilità non è frontale ma è più destra, per cui abbiamo fatto anche un'osservazione sul bambino insieme alla maestra. È bastato spostarlo 5 cm rispetto all'asse frontale che il bambino ha cominciato a funzionare, adesso lo vedete. E grazie a questo oggetto qua, dopo vi faccio vedere il video, Filippo, questo è quello che vede Filippo quando parte. Quella roba lì vede 4 cose che sono preliminari alla lettoscrittura, ma senza arrivarci alla lettoscrittura. Siamo d'accordo che la lettoscrittura si lascia alle primarie. Deve far funzionare ritmo, suono, immagini, posizione, discriminazione del campo, memoria sonora, tutte quelle cose lì. Ecco, i lavori, le attività che usa sono sul C-Display, TuxPaint, lì vi ho portato anche 2 dispensi che ho fatto per un evento che abbiamo fatto con la nostra buona scuola. TuxPaint è fantastico come programma per lavorarci sopra. Filippo ha fatto questi disegni dopo qualche giorno. Li vedete?
quello che sta nella terra, quello che sta nell'aria, il corto e il lungo, con il dito, toccando ha messo il dentro, il fuori, il sopra, il sotto. Adesso lo vedete che condizioni fisiche è Filippo. Ha disegnato una faccia, la maestra ha fatto delle forme, lui ci ha messo i frutti sull'albero, i raggi del sole, ha fatto il di più e il di meno. Bene, voi immaginate questa mamma che accudiva Filippo semplicemente per gli aspetti fisici, si vede arrivare a scuola, a casa, i disegni del figlio. Una stampantina recuperata, un HP 840 che avevano buttato via su Amazon, ho comprato le cartucce, perché anche lì i tempi della burocrazia non sono pari ai tempi dello sviluppo di un bambino. Un bambino a 4 anni cresce con una velocità che noi ce ne mandiamo, ce la sogniamo se aspettiamo le delibere, gli appalti, le cose. Mi spiego? Quindi secondo me noi, insegnanti di sostegno, dobbiamo essere dei rompiscatole, impuntarci perché le cose avvengano. Se non c'ero io con quell'oggetto lì comprato su Amazon le cartucce, ma non perché sono io, ma perché anche la maestra si è impuntata, ha rotto un po' di schemi in quella scuola. Adesso vi faccio vedere, dunque, andate a speciale, tutti i video, Filippo è questo qua. Funziona, maledetto. Adesso Filippo ha quanti anni? Ha compiuto 4 anni. Ha 4 anni compiuti a gennaio. Usa questo monitor interattivo da 2 mesi. Abbiamo modificato la postura e in particolare sforzato la posizione per liberarlo nel movimento. Filippo si sceglie i giochi e inizia le attività di riconoscimento delle lettere e dei numeri. Filippo torna sull'attività dei numeri, si sceglie l'attività. La difficoltà di avere una posizione del dito che comanda la macchina è abbastanza presente ed è per questo che l'inclinazione del monitor è stata amplificata in questa maniera, per evitare che la mano dia delle risposte errate. È bastato spostare 10 cm neanche in altezza del monitor che Filippo ha cominciato a funzionare, perché prima dava 3-4 comandi perché non ha buon controllo tonico sulla mano, basta così qua, guarda che è in internet, mi ha dato l'ok, quindi dalla presentazione si fa clic e vede il video, lo può presentare anche a scuola. E è bastato spostare, eccolo lì, il tavolino l'ho fatto io e papà con la sega, per carità, non siamo tutti così, si può anche comprare, ma si aspettava la delibera dell'ASA, lui aveva 6 anni, allora l'abbiamo fatto insieme. No, ho sfidato la sicurezza, ho sfidato le regole, per carità, mi sembrava una causa giusta, astendo una bella denuncia, mi sembrava una causa giusta, perché questa cosa delle regole, no, ferre, di sicurezza, uno diventa grande e resta così, un insegnante di sostegno costa 40.000 euro l'anno e non incide perché non riesce a comprare in modo corretto, allora per carità, bisogna forzarle, io credo che noi dobbiamo essere dei disobbedienti dal nostro punto di vista qua, in qualche modo forzate. Come si vede adesso la risposta è più giusta. Guardate i figli, vero? Filippo risponde alle domande fatte dal computer sui numeri. Non aveva il compito dei numeri la maestra, però lui è andato a cercarsi, perché il display ha la sezione dei numeri, doveva lavorare sulla memoria sonora, c'è tanto niente da fare. Come si vede li conosce tutti ormai, perché è un gioco che abbiamo rinforzato abbastanza. Filippo, vediamo se no, andiamo a vedere le altre storie, perché ne avrei da dire di cose su Filippo, ma è abbastanza questo. Vi voglio far vedere la facilità
di cambiamento del monitor di sotto Windows. È impossibile con Windows. Ci sono delle nicchie dove i sistemi operativi proprietari non permettono questo. Vedete lo sfondo? Tasto destro, prego. Avete creato quell'applicazione? Abbiamo cercato quella interfaccia grafica di Linux che permetta questo in previsione di un progetto che con colleghi di Terbo volevamo mettere in atto per i gravi, perché se Filippo ha 4 anni c'è il monitor così, chi è in carrozzina ha un tavolo con un buco e il monitor grave che ce l'ha al centro costa 250 euro e può mettersi a lavorare come al TG4. Poi vedrete la bambina più grande a 12 anni è tutta un'altra cosa, è da come si muove. Per modificare tutta questa roba qua, adesso la faccio vedere, cambio utente, in tempo reale, cambio utente, vado sul monitor di Filippo, spero di non perdere, ecco qua, Filippo, scuola, questo è quello che vede Filippo, il mio è touch, ecco, Filippo vede questa roba qua, è sempre su di Linux, lui non sa se è su di Linux, che cavolo è un oggetto che funziona. Adesso il touch non va perché è configurato in modo aperto. Io faccio doppio clic, potete modificare la velocità di clic, vedete dov'è il controllo, ma con le mani Filippo non riesce ad arrivare là, è l'insegnante che può arrivare là e che configura l'attività e la prepara per Filippo, è l'insegnante che non gli dà un programmino e gli sta lì un'oretta a divertirti, deve scegliere l'attività e configurare l'azione, che deve sapere cosa fa, va su SD4, vede cosa c'è, che c'è il display può fare, oppure si legge un libretto dei miei dove c'è per colonne, fascia d'età, abilità che voglio perseguire, software da utilizzare. Ci scrive Filippo, vedete, doppio clic, gioco del biliardo, no aspetta, non voglio giocare al biliardo, vado fuori. Questa è l'attività di Filippo. Io volevo che lavorasse sui suoni, ma lui si è stufato in fretta. Perché la mia idea in quella scuola materna lì era che il lavoro che va fatto al monitor diventa un lavoro per terra con i bambini. Queste sono delle pentole sonore. Le pentole, no? L'ho beccata. La mia idea era che poi la maestra trasferisse. Adesso Filippo è a un punto tale per cui le attività che lui fa anche lì è in questo momento nello sgabuzzino del caffè, che è un po' grande, c'è spazio per Filippo, un po' di silenzio eccetera. La mia speranza è che l'anno prossimo quell'oggetto lì sia insieme ai suoi compagni luogo di integrazione, giocano loro 4 anni e mezzo, ci sta, giocano gli altri, perché queste sono le attività che sta facendo Filippo in questo momento, ma alle spalle, quando la metto uscire, sì, la maestra può trovarsi, grazie alla gestione di questi ambienti di sotto Linux, non attività esercitative, attività da costruire, un disastro che la poi lo memorizza se le tiene per il bambino più piccolo, o va a vedere cosa è stato fatto come buone pratiche per quelli più grandi, eccetera, tante altre cose. Adesso io esco da Filippo e ritorno alla presentazione. E questa configurazione qua è semplicissima da fare, perché le icone di Sony Linux sono, vedete, si possono dimensionare, ridimensiona, come voglio io, e arrivare alla competenza motore che è il bambino. Vedete? L'immagine il display non c'è, però gliel'ho messa io qua, si potrà fare un piccolo video da spiegare come si fa un lanciatore, beh, a parte per portare il lanciatore sulla, è come per Linux, per Windows, lo trascino, vedete, il display, lo trascino, ecco, ma dice che c'è già, sostituisci, ecco qua, ma questa era troppo piccola, ma ci ho messo un'immagine esatto del gioco che lui va a fare. Se il Linux permette non solo, adesso lo vediamo con la Emma,
permette il cambio utente non solo di mettere questo è il monitor della Emma, così dopo vediamo adesso scuola. La Emma ha questo monitor qua, la femminuccia l'ha avuto viola, ne vedete un pezzo perché la risoluzione non è uguale. Questi sono programmi veri, scrivi, tastiera virtuale, disegna. Questo puzzle è in internet, è uno di quegli ambienti di quel computer, di quel software esercitativo che vi ho fatto vedere. Quindi io quando clicco qua, il computer va in internet e mi apre il puzzle di Biancaneve. Io non so se qua ci sono, vediamo. Ecco qua, risoluzione. Siccome la Emma ogni tanto bisogna dargli il regalino, lei ama le principesse, allora la Emma bisogna venire qua e fargli fare il puzzle. Ci sta, no? Ogni tanto una ratificazione. Quindi avete visto, si possono mettere lanciatori interni o esterni e configurati come ci piace. Ma anche qua il controllo lo fa l'insegnante, la bambina non può farlo. Scusi, quanti anni ha Emma? 12. Quindi alle medie? E fa la prima media, sta entrando in seconda. Adesso la faccio vedere finché lavora. E vado, torno sul CTS, che siamo noi. Per Emma è stato usato il tavolo con, eccola qua, queste sono le attività più o meno di in quel testo là, ma c'è online, ho messo online, sul mio sito lo trovate, poi vi faccio vedere qual è. È stato scelto l'idea del tavolo un po' perché volevo provarlo, devo essere sincero, perché questa bambina qua, la caratteristica è iperattiva, davanti al computer lei apre tutto e poi gioca, non la tieni ferma, quindi bisognava semplificare il campo dove lei lavorava, doveva avere un'attività e dopo la gratificazione, non mille cose, perché sennò era un disastro. Quindi semplificare, motivarla anche, e anche qui lei aveva la stampante e tutto quanto, è su YouTube, vediamo se senza che faccio vedere il video. Quindi questo è l'adattamento dello schermo per Emma. Questa cosa è strepitosa perché voi potete arrivare a dove arriva il bambino con la risoluzione dello schermo che vi serve. E adesso ve lo mostro, F11, faccio vedere il mio video, con la rete ho l'impressione che sia complicato. Eccolo qua, tutti i video, la Emma è questa qua. Stiamo scrivendo i pensierini su Pingu, di questo libro che ti piace tanto. È molto. Abbiamo scritto con questo programma che ha la sintesi vocale e che legge quello che lei ha la tastiera a schermo, anzi dopo ci vado sul monitor, ve lo mostro. Clicca e compare la tastiera. Clicca e compare Writer. Cliccando le lettere sente quello che scrive. Quindi lei aderisce a sta cosa qua, cioè vuol dire uno però cerca di dare alla bambina quello che un po' ti chiede. E quindi la sua attività era scrivere i pensierini su Pingu in questo caso, ma oppure scrivere altri pensierini così via. Tutti questi pensierini, adesso scriviamo e si sentirà. Allora, Pingu, prova a leggere lei l'altro. Pingu. Pingu. Il mare che poi si stende al sole, il buco dalla mamma a prendere lanciata, sua sorella parla a Pingu, la sorella di Pingu vuole pesci, il Pingu l'ho lanciata. Adesso cosa fanno? Vanno a casa dalla mamma, giusto? Sì. Allora, bisogna dire chi sono. Alla tastiera ha rinforzo sonoro, può eliminare il tasto ripetuto, eliminare il segno ripetuto. Questa tastiera qui l'abbiamo scelta perché ha delle opportunità fortissime per la disabilità.
e anche la scansione, la puoi dimensionare, alta, bassa, alto contrasto. Adesso lei scrive, sente e sente anche il corpo. Notate che c'è la tastiera e il mouse di fianco, perché usare un monitor interattivo non vuol dire che non si può usare il monitor, il tastiera e il mouse, però, cioè tu hai più cose per comandare lo stesso oggetto. Lei usa il tavolo interattivo, anche qua l'abbiamo inclinato, perché abbiamo fatto delle prove, cioè uno alto come me va bene con un tavolo piatto, ma un bambino no. Il bambino stando basso fa fatica, inoltre i monitor di oggi sono scuri, se uno si abbassa vede scuro. E quindi abbiamo inclinato, anche per la bambina. Cominciamo con il cancella. Non tutto. Allora dobbiamo scrivere bevono, no, spazio. Ingono. La. Io. La. Spazio. Bevono la aranciata, dobbiamo scrivere. La, spazio. Basta. Questo è tipico, lei comincia a scrivere, lei sa scrivere, lei sa leggere e scrivere, ma è tutta così. E abbiamo messo la tastiera virtuale apposta perché la disciplina la obbliga a scrivere le lettere in ordine. Aranciata! E dopo un po' parte e comincia a scrivere. Eccola che parte. Ara. Schiaccia il mio che completa la parola. Aranciata. Bene. Punto a capo. Punto a capo. Che hai fatto? Ah, niente, hai toccato il menu. Qua c'avevo ancora il menu fuori. Ecco che parte di nuovo. Sbagliato, ci sono due S, troppi S, cancella la parola di falla. A casa. No, cancella. No, avvio, cancella. Cancella. Questo è stato fatto dopo sì. Una settimana che ce l'aveva. Ancora, ancora, ancora. Cancella ancora. Cancella ancora. Ma vedi che è scritto a casa, tutto attaccato. Piccolo. Dai, vanno. V-A-N-N-O. Spazio. Adesso passo. Spazio. Vanno. Ma è lo stesso. Boh, avete capito più o meno come agisce la situazione. E adesso... domande? Sì. Sul mercato esistono gli schermi solo. Sul mercato uno compra uno schermo perché non me ne serve. Allora, io vi ho portato la ditta che li vende. Perché, come vi dicevo, perché oggi i monitor interattivi è complicatino comprarli essendo sicuri che poi vanno, ma neanche con Windows. Tu hai 7, ti arriva con 8. Per esempio quello lì, ho fatto le mie per farlo funzionare con Linux, però ce l'ho fatta, anche se Giovanni mi ha dato forse Lucia. Però so bene. Sì, ci siamo riusciti lo stesso. Quindi io, come dire, vi posso dare assistenza per gli acquisti degli oggetti se volete provare a farvi un tavolo interattivo. Con i grandi, in carrozzina, un monitor come quello là che ho impacchettato, basta metterlo sul tavolo e funziona, non c'è da fare niente, lo attacchi al computer, hai due monitor. Adesso vi farò vedere un'altra esperienza di lui. Però devi installare su Linux, no? Sì, devi installare su Linux sulla macchina, devi avercela sulla macchina. Ah, vi voglio far vedere come funziona la lavagna, la tastiera virtuale. Questa è la tastiera virtuale, vedete? La bambina vede questa roba qua, ufficio writer. Eccolo qui. Adesso io non ho fuori l'interfaccia di lettura perché ho imparato a leggere da un po', però è questa. Quindi l'insegnante gliela prepara configurata. No, ho scelto questa voce. Hai scelto questa voce. Bene. E leggi le parole che scrivi. Quindi lei, quando si mette qua, casa, dove
dovrebbe leggere la voce se gli ho dato, ecco qua, leggi le parole che scrivi e conferma, no? Casa. Casa. Qua non ho messo la conferma sonora, ma potrei anche mettere quella. Bella. Mamma. Bella. Bella. Può essere anche usata per dare voce a chi non ce l'ha. Però, perché può comunicare scrivendo. Infatti non vedo l'ora che mi arrivi in ufficio il librido staccabile, perché voglio arrivare a dimostrare che uno in carrozzina, dopo che aver fatto delle attività a scuola con l'insegnante, stacca l'oggetto, se lo appiccica con la ventosa la carrozzina e parla digitando. Mi capite? Non costa niente sta roba qua. Niente. 270 euro costa il computer che ho proposto, che mi compro in ufficio, staccabile, è dell'HP. È fantastico, non ha un grande processore, è un dual core, però quello che deve fare lo fa. L'avvantaggio del mio lavoro è la portabilità di un lavoro fatto a scuola, torna a casa e scrive le frasi alla mamma che la sente. Mi capite cosa vuol dire parlare? Io ieri ho visto questo bambino qua che adesso vi racconto. Adesso vi racconto la storia di Christian. La storia di Christian, chiudi senza salvare. Questa è configurabile, può essere grande, piccola, rossa, sotto, sopra, dove vuoi, a nera, come ti pare, tasti grandi, tasti piccoli, QWERTY, alfabetica, la puoi configurare come ti pare, è a schermo, e chiaro, più grande a schermo meglio è. Allora, con la EMA siamo per strada, pratica, scrittura, disegno, siamo per strada, però lei apprezza a disegnare, clac, e gli viene fuori il disegno, e si è anche un po' calmata. Forte, non è mica un down di quello, cioè questa è una ragazzina, ti mangia il sale sulla testa, furba, però ha una frenesia pazzesca, non sta ferma, salta di qua di là. Se lei vede un computer è finito, va a cercarsi tutti i giochi che gli piacciono, ma durano 35 secondi. Ne avete mai visto che si va bene così? No, non stanno fermi, quindi c'è bisogno di arrivare a una semplificazione assoluta. Perché se no? Ecco, questa è la storia di Christian. Christian ha avuto la fortuna di rivederlo l'altro ieri. La mamma di questo bambino mi ha firmato la liberatoria di usare l'immagine l'altro ieri. Adesso vi faccio vedere Christian quando aveva 7 anni. Io ho preso anni fa un premio alla Indimatica 2010 per l'eccellenza nell'informatica presentando questo oggetto che è la postazione bifronte. La postazione bifronte è la scoperta dell'acqua calda. Nel 2010 cominciava a venire fuori, si parlava di lavagne. Io già ero arrabbiato con gli insegnanti perché con un ragazzino sordo scrivevo la lavagna così. Allora, se tu vuoi offendere una persona sorda, basta che ti giri quando ti parli, è come, non so, un'offesa grossa. La lavagna interattiva usata così è ancora peggio. L'unica cosa bella è che ti resta qualcosa come file da poter condividere. Io sono entrato in un ruolo con i soldi, 6 anni ho fatto con i soldi, per cui mi sono fatto un po' le ossa e ho capito che la cosa migliore se vogliamo usare le nuove tecnologie è lavorare di fronte. E ho inventato una stupidata, vedete, doppio monitor, doppia tastiera, computer con doppia scheda video, tu lavori di fronte. E quindi poi, usando un programma gratuito, che mi pare qua sia questo, parlare e io vedo immediatamente lo scritto grazie al labiale. Adesso io vi dico che sono stufo di scrivere e faccio scrivere al computer quello che voglio dire, in modo che voi possiate capire quello che ho scritto, ma io non faccio nessuna fatica a scrivere. Punto. Immaginate cosa vuol dire di fronte a un sordo poter parlare, vedere il labiale, contemporaneamente vedere lo scritto, un sordo parlante e quasi scrivente. Siamo a livelli alti.
Non capisce niente di sordo, qua dice sempre sì, però se vede scritto, vede la parola, ha più conferme, la possibilità di crescita della competenza, della comprensione aumenta. Se poi alla fine stampo e te lo do, hai anche tempo di riflettere. E magari il pomeriggio con il lettore, il ripetitore, hai qualcosa sul quale lavorare. Ecco, la postazione bifronte permette queste cose qua. Adesso vi faccio vedere il video del bambino quando aveva 7 anni. Un video che spiega come funziona una postazione bifronte per il supporto all'educazione dei bambini sordi. Sono Francesco Fusillo. Questa è una mia ideazione che con estrema semplicità mette in campo delle energie notevoli con le nuove tecnologie. La postazione bifronte si presenta così, non è altro che un computer con doppio monitor, doppia tastiera, doppio mouse e casse acustiche. Il bambino e l'educatore insegnante lavorano di fronte rispetto al fatto che le afferenze sensoriali di un bambino sordo sono legate in particolare alla vista. Adesso vedremo il video in azione con software libero e una azione coordinata dall'ortopedista su questo bambino impiantato recentemente. Recentemente vuol dire 7 anni. È stato 7 anni nell'oscuro dei suoni. Come gli hanno messo le protesi non le voleva. Continuava, non le sopportava, una protesi, neanche tutte e due, una, e per cui li hanno abbassate e così via. Però è salvavita a sentire il rumore, vero? Perché i camion fanno dei rumori, i motorini fanno dei rumori. Poter capire se un suono viene da destra o sinistra ti salva la vita se attraversi la strada. Provate quando passa una macchina elettrica, è complicato perché non la senti. Ecco, quindi si sono convinti a superare questa preoccupazione perché ha una parte interna e una parte esterna. L'occhio e l'orecchio impiantato. Quindi c'è da fare tutta una educazione da zero sul suono, ma non tanto per arrivare alla parola, che lì, per arrivare all'esposizione sonora o diciamo armoniosa e coordinata. Quindi la compagnia ci aveva dato un mandato, che adesso vedete qual è, per cominciare a educare il fatto che lui si accorgesse che dalle sue corde vocali esce qualcosa, perché lui non aveva mai sentito quella cosa che usciva. E quindi, siccome io avevo scoperto un programmino che regalava Repubblica, che per imparare a parlare metteva in grafico la tua dizione, nel Giurassico, appena dopo la schiusura delle uova dei dinosauri, proprio i primi programmi, e io avevo imparato a parlare un po' l'inglese, semplicemente cercando di, perché era quello il gioco, di imitare il grafico della frequenza sonora dell'emissione della frase. Allora, usando Audacity, programma gratuito, open source per tutte le piattaforme, abbiamo fatto questa roba qua. Ecco, lì c'è il suono A, che è più semplice, bocca aperta, ci avevo detto questo è una bellista. Io ho fatto il grafico, A, lui mi toccava e vedeva suono, sentiva il suono. E poi ho cominciato a imitarmi. Il video che l'abbiamo fatto le prime volte che usava la postazione, lui cosa ha fatto? Ha cominciato a giocare. È stato bello perché lui tentava di far uscire di segno la traccia grafica, perché si è accorto che era capace di, ma non ha mai sentito, di suonare con la sua voce. E quindi all'inizio gioca e poi dopo invece. Il bambino lavora per l'imitazione seguendo una traccia visiva rinforzata dalle azioni insegnate. All'inizio era addirittura supportato dalla stretta della mano, cioè lavoravamo con la mano. Lui vedeva la traccia e io schiacciavo in proporzione in modo che avesse il massimo di guida che facilitava la sua emissione sonora, perché all'inizio lui buttava fuori suoni senza nessun controllo, che però era una bella roba. Lo che riesce a sentire dopo il
Eccolo lì l'orecchio bianco. Adesso vi faccio vedere, dopo 4 mesi, dovrei trovare il video, cosa faceva sto qua. Cristian. Ma mi scusi, Cristian è sordo al 100%? Sì. Queste sono le tracce che ci aveva dato di lavoro la logopedista dopo l'impianto, no, i suoni, vedete, corti, lunghi, i suoni dentro la parola, e poi i primi suoni, e poi siamo arrivati qua a marzo. A maggio, 8 maggio di passo. Discrimina tantissimo con i suoni, lo discrimina tantissimo con le immagini. Vediamo se più, eccolo qua, guardate. Qua sta già leggendo. Qua c'era un mito all'epoca. Qui sono le immagini e delle parole per sillabe. Io seleziono e mi dice la sillaba. Ecco, qui sembra forse poco. Non è per un bambino che non ha mai usato la parola. Beh, l'ho visto l'altro ieri, no? No, ieri. Cos'era ieri? Martedì? Mercoledì. No, era mercoledì. La martedì pomeriggio l'ho visto, qui a fare l'impica. Purtroppo non è cresciuto molto nella sua conquista della lingua e neanche la conquista dell'armoniosità sonora. Ecco perché mi sono molto arrabbiato e dico gli insegnanti di sostegno devono saper usare le nuove tecnologie. Non si può un insegnante di sostegno che prende un incarico e non sa usare le nuove tecnologie. Non voglio dire che solo si usava la postazione più forte sarebbe diventato chissà che. Ma la carta e la pena per questi bambini qua, le tipologie che avete visto, è poco. Adesso vi faccio sentire Andrea, 26 anni. Andrea, ho fatto un video su internet. Questo rumore che sentite ve lo faccio risentire. Andrea è diventato sordo, anche qua ho la possibilità di usare le immagini. È diventato sordo, la famiglia non è solo sordo. Per un'influenza virale si sono accorti, è entrata nella coclea e ha fulminato tutte e due le coclee. La famiglia dei parlanti ma non era piccolo, parlava, e io ero stato suo insegnante e con lui ho sperimentato appunto quel programmino lì di Repubblica. L'abbiamo sperimentato molto perché imparasse a controllare la voce. Adesso parla Andrea. Lo usano, lavora all'ASO qui di Verona, al centro di lavorazione. Ecco, l'informatica alla fine per lui è diventato il suo posto di lavoro, perché lui lì fa, mette dentro i dati,
cioè l'aiuto indotto che abbiamo dato ad Andrea è che è forse uno dei più competenti nell'uso dell'attrezzatura informatica e ha trovato un bel posto anche remunerato e rispettato. E sentite cosa dice, fate fatica a sentirlo perché parla con una voce cavernosa, non vi dico come era a 12 anni quella voce lì, però lui è praticamente un trilinguista, lingua parlata, lingua dei segni e anche scrittura, lui si comunica. Tra l'altro ha detto che ci sono i social network per i sordi, dei luoghi dove ci sono video in addirivieni dove si parlano con le lingue internazionali, per cui lui dice io non ho frontiere come te, che te sei, questo non l'ha detto nel video, che te sei italiano, io parlo un sacco di donne tedesche, inglesi, francesi, e ho detto mai trovato l'amorosa? Eh sì, l'amorosa, io giro il mondo, sono un bel ragazzo, sveglio, simpatico da morire. E abbiamo sempre mantenuto i contatti, perché tra l'altro adesso io vorrei riutilizzarlo, cioè lui ci sta, se voi aiutate un ragazzo disabile state sicuro che diventa una risorsa per la vita. Che io ho pensato di proporre ricordi di scuola di un cazzo solo, che io ho pensato di proporre agli insegnanti per raccontare lo senti che sia quale può essere la via migliore per aiutare i ragazzi sordi a scuola. Attraverso la tua esperienza, cominciamo l'intervista, ti avevo fatto vedere questo sistema, un messaggio della decodificazione vocale, tu non avevi mai visto. Ora, ma avete sempre fatto a me la vita perché? Se non si muore ancora nulla, avrei fatto tante cose. Se fosse scelta, perché? A me direi che non sono bravo, io sono avvocato della scherza. Ai miei tempi non c'erano queste cose, c'erano solo carta, penna e schema. Ci vediamo tante, ci vediamo ci siamo già forti. E dimmi che tutti andranno insieme. Fatta fatica per poter capire. La mia parte facile, con lo strumento dove il linguaggio viene scritto, digitalizzato, può essere utile secondo te? Sì, ma dai, metti però un fenomeno insegnante, spiegare la lezione, e tutto, ma ci vede questo segno. Se magari metto un microfono all'insegnante, io posso leggere tutto, mentre non perdo più il segno. E fatale, no, e comincio a, senza saltare il discorso. Senza saltare il discorso, cioè non è solo che io non capisco perché non mi arriva il suono, ma non capisco perché perdo pezzi di discorso che voi invece non perdete. Più lo dico al Presidente, più capisco, così avrò più tempo. No, nel mio tempo mi tornare a spesseggiare. E se quando vado a scuola, non così, con normali appunti. Quando andavo a scuola con i normali appunti, ma attenzione, siete questo, siete un insegnante, capite questo, e grazie, ha capito tutto, non lo sa. A scuola io capivo qua, lì, là, gli altri capivano tutto, e a casa dovevo completamente ricostruire. Insegnante, e spiega, guarda che questo è un trattato, eh. Io per capire ho bisogno di... Ci sono, mi ha fatto sempre domandare.
finito, visto che può fare un bene, bene, visto che... A scuola sembrava che io capivo tutto visto che io parlo. Però mi dice, ma io quando parlo uso le mie parole, quando ascolto mi tocca ascoltare le parole degli altri che non sono le stesse delle mie e io ne ho meno parole, quindi è facile che io non capisco e i soldi dicono ho sempre capito. Allora ci brava che non ho problemi, io mi sono perché ho le varie cose, ma sono un po' di difficoltà di seguire e pensavo che in questo senso come cominciare. Questo... Siccome io parlavo, l'insegnante pensava che fossi come gli altri. Non ci siamo. Non sono così bravo. Perché sembravo che io ero grande. Cioè, la solidità, siccome non si vede, sembra un ragazzino come un altro. Esatto. Invece il ragazzino sordo non riesce a capire. Allora, la postazione bifronte vuole diciamo, chiudere questa difficoltà. Noi, io l'ho usata prima con lui, con altri bambini, dopo abbiamo avuto una stirpe nel nostro paese di tre famiglie con tutti i figli sordi, per cui l'hanno un po' usata. Una di queste adesso sta diventato geometra, ha imparato a parlare molto bene, che è questa ragazza qua. E grazie a Dio anche sono migliorate le protesi, per cui non nella conquista del parlato ma anche nello sviluppo del miglioramento del parlato, perché questa sta diventando geometra con un linguaggio specifico, vero? Quindi poter vedere e sentire è fortissimo. Oggi tra l'altro online avete visto, non l'ho mica istruito io il programma, lui ha tradotto immediatamente quello che ho fatto. Se volete vi do il sito, io ci faccio le relazioni, vero? Il bello è che smetto di redare io, detta a mia moglie, e scrivo uguale a questo qui. Ha una capacità di campioni sonori strepitosa. È chiaro che va detto, vero? Ma ve lo faccio vedere il sito, quello. È una comodità non da poco. È un sito. Ecco, adesso, a Marsodo, vi ho fatto vedere qualche minuto, ma gli ho fatto, questo ha raccontato, ho fatto un video di un'ora, ha raccontato tutta la sua storia. Da quando era piccolo, come la mamma udente gli ha insegnato i primi pezzi della parola e ha imparato a parlare. Perché questa è una solidità profonda, roba da bombe, si toglie le protesi, va sotto la macchina perché no. Ovviamente. E invece la mamma è stata veramente brava, veramente, veramente brava. Adesso vi faccio sentire la storia di Andrea, 26 anni. Perché? Perché anche nel caso di Andrea, solo il Linux si dimostra lo strumento eccezionale. In quanto Andrea, con Andrea abbiamo vinto un premio che si chiama Indy Tecno, uno di quelli che ha fatto Fogarola, ti ricordo che dicevo. E con il dito sinistro abbiamo scritto una storia. Andrea era considerato incapace di fare qualsiasi cosa. Abbiamo costruito questa postazione qua che vedete, là in alto, col velcro, quando non c'erano i portatili, e abbiamo scoperto che invece il dito sinistro funzionava, quindi mai fidarsi delle cose che non funzionano. Perché anche se la diagnosi dice non c'è qualcosa, se c'è motivazione, la voglia di vivere, la voglia di essere, di fare, salta fuori. Andrea ha una difficoltà motoria che adesso la vedete per chi parla, racconta un po' qualcosa pazzesca. E grazie al fatto che ha sbudellato 3-4 computer dell'ASL, a un certo punto l'ASL, l'ultimo, glielo ridava, ma con un Windows 8, quello che è. E siccome abita in tanta valore in montagna sopra Montecchio, nella zona di Verona, ci vuole mezz'ora per arrivare, io ho detto guarda, io vengo e ti sistemo il computer, perché da quando avevo 12 anni ti sistemo il computer, però adesso ci metto Linux, perché se no continui bene, ma quando ho messo Linux finiti i problemi. Adesso vedrete che difficoltà ancora adesso ha Andrea, eppure lui, adesso dirà lui quello che fa con il computer. E collo qua. Salve a tutti, sono Francesco Cusetta e con questo piccolo video è in internet questo video, anche qua ho avuto il permesso per la comunicazione e l'autonomia per i ragazzi disabili. Devo ringraziare la signora Pierangela che mi dà una mano a raccontare questa storia e anche questa intervista. Ecco, questa storia è interessante perché nasce, come si vede qui,
con la storia precedente. Allora, Andrea adesso quanti anni ha? 26. Quindi usa. Questo io adesso mi affermo perché. Quanti santi di sostegno siamo qua? Bene, vai colpo. Io mi sento da dire da collega vecchio a voi, occupatevi dell'età adulta. Prima o dopo diventano adulti, prima o dopo non servirà l'interrogazione di storia e geografia, serviranno le competenze che gli avete dato. Anche se sono piccoli, perché per costruire una competenza sul disabile ci vuole tanto, tanto tempo. Questo ragazzino qua, se non avesse imparato quello che sa fare, che adesso lo dirà, sarebbe solo. Sarebbe molto più d'acerbo di quello che è. Confici per la mamma da 12, 14 anni. Bene. Lo sai che ci cosa fa di solito il computer adesso, che ha finita la scuola vecchia, ha finito le superiori, quando lui ha tempo di usare il computer? Quali sono le sue occupazioni? Con lui? Ascolta la musica? No. Io? Te scrivi? Skype per comunicare, è possibile, con la sua amica. E quanto tempo passa da computer al pomeriggio a fare le attività che fa in giro? Oddio. Hai pensato di passare tempo da fare computer? Sì. Molto. Allora, quando abbiamo semplificato lo schermo mettendo solo quattro lanciatori che sono i programmi che vogliamo usare. Andrea, ma quando tu entri in computer che lanci da solo hai bisogno di qualcuno? Il primo giorno. E dopo? E riesci a farlo? Fantastico. Capite cosa ha detto? Lui ha la sua password scritta qua davanti alla tastiera, che è il suo nome. La password è Andrea Nichini. Posso dirlo perché ho il permesso per farlo. Vedete la condizione motoria che ha? Lui lo scrive, eh? Poi ha tre lanciatori in tutto, quindi non può sbagliare. Skype è bello configurato, appena parte, tracchete, è in rete. Infatti ogni tanto mi arrivano faccine, prende la mano e fa così sulla tastiera, per cui mi arrivano ma questo vuol dire che mi vuol dire qualcosa, lo attacco Skype e parlo, perché lui ha sempre la telecamera aperta col microfono. Cioè, capite? Non è mica stessa cosa che essere a casa, ma così. Però. Ma mi scusi, legge il labiale, allora per quello che capisce o c'è un problema? No, questo qua non sa leggere, sa solo parlare. Ah, non è sordo. Non sa più leggere, nonostante le fatiche non ha imparato a leggere, era quell'altro che era sordo. Questo scrive il suo nome sulla tastiera perché riconosce le lettere e va in internet. Ok. E quanti computer abbiamo da quando la ce l'ha sempre avuto il computer dopo che abbiamo iniziato? Sì. E ne ha cambiati quanti? Due. Erano sempre pieni di cose, si rompevano perché? Poco abbiamo messo l'anno scorso su di Linux e da allora ha avuto problemi. No. Sparito problemi, a sono rivediamo. Siamo qua in un ambiente di montagna. Funzione, mancanza di virus e configurabilità, queste condizioni è complicato, non ce l'ha avuto, non c'è da fare. Andrea si arrangia e questa è una cosa fantastica perché lui va la mattina in un centro dove fa delle attività, piscina, movimento per evitare, e poi pomeriggio Skype, film, musica, qualche film, bello, qualche film, cioè però insomma c'è una ventabile, ti sai, vero? Se mette d'accordo che quell'altro che sta meglio gli scarica le cose, ci sta, ci siamo, la mamma chiude l'occhio e ci sta, è la vita, questa è la vita ragazzi, la vita di una ragazza. Adesso andiamo avanti, vorrei far vedere altro esempio della scuola in ospedale. Ecco, questo esempio qua, bambina che ha un problema grossissimo, esplosivo, zacche, ti arriva un problema, bisogna farlo partire questo progetto. C'è un'associazione che gli va appresso e gli dà una mano, però tecnicamente deve partire con monitor, cose, eccetera.
e mi chiedete al preside, facciamo qualcosa, ho detto ok, io faccio qualcosa, ma col software libero ce l'ha, no? Perché? Perché so che dopo 10 giorni devo andare alla maestra a riconfigurarlo, a rifare. Allora ok, parte con alcuni criteri che vedete qua, velocità di avvio, cioè usiamo avete visto il computer di Andrea, che cos'era, la volontà, era forse di Linux, e quello che ha buttato via, io l'ho riciclato, l'ho dato a un altro bambino, era molto meglio di quello lì, però quello che funziona. Velocità, nessun stanziamento hardware per l'economia, quindi nessun appalto, nessun cost, niente. Abbiamo preso un computer che c'era, l'abbiamo messo in funzione. Stabilità del sistema a scuola, semplicità d'uso e con il monitor che vedete qua e la telecamerina, i bambini vedevano la compagna in classe sul monitor, come noi vediamo qui adesso. I bambini andavano in classe e vedevano la compagna davanti al monitor, ci parlavano, pur lei essendo in posti molto pesanti, perché ha fatto quello che fanno le persone che subiscono dei grossi interventi. Non si sapeva dove era, a volte era in ospedale, a volte era nel centro, a volte era a casa, a volte era in terapia intensiva dell'ospedale Negra, infatti lo dice la mamma. Ma quello che mi preme dire è l'immediatezza dell'attività. Cioè se una bambina o un bambino piccolo, voi siete genitori, no? Vi resta ospedalizzato un mese con i traumi degli interventi che subiscono, se la porta a vita dopo quella roba lì, vero? Ecco, invece che questa bambina è data da Dio la storia. Adesso sentite, perché ho intervistato sia la mamma, ho dovuto toglierlo da internet, non perché non ho i diritti, ma per non creare problemi diplomatici con chi l'ha seguita dopo. Sentite la mamma. E bella storia, perché? Perché c'è il sorriso sulle labbra? Qualche volta era a casa, oppure il portatilino che era dall'ufficio del papà si è portato a casa. Questa era la ragazzina. Ecco, siamo qua con la signora Simonetta e ci racconta questo bene di tutta scuola a distanza. Dunque, Musello, l'anno l'abbiamo fatto l'anno scorso. Sì, a gennaio del 2012. A gennaio del 2012, e è arrivato fino a? A giugno del 2012. Ok, sì, a giugno del 2012. Ecco, siccome l'intenzione di questo lavoro è di spostare questo... Ecco, io lancio un'idea. Ci sono dei referenti dell'Handicap qua tra voi? No. Bene, secondo me ogni scuola dovrebbe avere il suo kit per la scuola in ospedale. Cioè una valigetta lì, allestita, un vecchio portatile, una cosa, come dire, la ruota di scorta. Su una scuola di 1000 bambini c'è sempre un bambino in ospedale con una cosa grave. Cioè, non dite di no la statistica. Bene, si apre e si mette in funzione e si evita che passino settimane da soli. Sta cosa, amici, dovremmo dirvi la ciambrone. È l'idea. Allora, in effetti c'è un progetto di scuola in ospedale, tra l'altro l'ITD è molto attivo in questo, Guglielmo Trentin e Enza Benigno in particolare, stanno lavorando da parecchio tempo, soprattutto per quanto riguarda la formazione dei docenti che possono poi assistere i bambini nella scuola, in ospedale domiciliare. E purtroppo la reticenza a volte che c'è è dovuta alla mancanza di conoscenza dell'uso necessario delle tecnologie. Quindi quando tu dicevi che il docente di sostegno non si può permettere di non saper usare le tecnologie, quando queste a volte sono veramente l'unico modo per dare autonomia, per consentire la comunicazione e anche apprendere, ma l'apprendimento in questi casi viene davvero dopo, dobbiamo chiederci se è giusto che continui a fare questa professione, ma questo senza polemica, nel senso che veramente quando le tecnologie sono l'unico modo per uscire dall'isolamento, per migliorare, per crescere, per condividere con gli altri la propria vita, bisogna dare tutti gli strumenti. L'articolo 3 della Costituzione, che spesso lo citiamo in molti, dice proprio di rimuovere ogni ostacolo. E
quando una persona ha una disabilità ha ostacoli davanti a sé più alti di quelli di qualunque altra persona, e allora un buon docente, ma anche un buon genitore, una buona persona deve fare in modo che questi ostacoli vengano, almeno si abbassino, in modo da poterli superare o raggirare in qualche modo. Allora, a maggior ragione, va benissimo creare dei kit che facciano il ruotino di scorta più che la ruota, perché la ruota poi la sostituisci e la lasci, il ruotino invece lo tieni per il tempo necessario per arrivare al posto dove poterla sostituire la ruota, e quindi il ruotino di scorta effettivamente andrebbe tenuto pronto all'uso, ma bisognerebbe essere in grado di farlo funzionare ciascun docente, non solo quelli di sostegno, perché poi ricordiamo, sostegno alla classe e il ragazzo con disabilità che sia grave, non grave, che sia ospedalizzato oppure sia a casa e segue da casa le lezioni, è di tutta la classe, di tutto il consiglio di classe, quindi veramente bisogna pensare a come acquisire queste competenze e lasciarsi anche un pochino trasportare dall'entusiasmo degli altri e cercare di andargli dietro. È chiaro che noi stiamo parlando adesso delle persone che, se sono lì una giornata bella di pomeriggio alla fine di maggio, vuol dire che ci credono a quello che tu stai dicendo, che con grande abilità ti destreggi, ogni tanto ho paura che escano fuori le pentole da vendere, perché in queste tue esposizioni sempre piene di entusiasmo, veramente sembra quasi che tu voglia vendere. Fortunatamente vendi idee, regali idee, ecco, non vendi nulla, regali idee e metti a disposizione le tue competenze, che sono tantissime, e la tua generosità nell'offrire, nel metterti a servizio degli altri e raccontando tutto quello che si può fare. Quindi veramente, Io penso però che sarà difficile, che invito tutti quelli che ti stanno a sentire, se non sono loro principalmente le persone che possono eventualmente seguirti e condividere quello che fai tu, di trovare all'interno della loro scuola la persona che potrebbe aiutarti a proseguire questa attività che stiamo facendo insieme, soprattutto che stai facendo tu. I risultati che stai mostrando sono molto esplicativi. Direi che se una persona che si sta formando vede quello che stanno dicendo e stanno facendo questi bambini, da Filippo, Andrea, Cristian, Emma, eccetera, non voler imparare a usare determinati strumenti è una scelta molto rischiosa, ma anche di grande responsabilità, perché stai dicendo: io di questo tipo di intervento non ne voglio proprio sapere, che si arrangiassero questi bambini. Dico solo un aneddoto. Io martedì ero in commissione d'esame Scienze della formazione, collaboro con la cattedra di tecnologie didattiche per la disabilità tenuta da Giampaolo Chiappini, che è un mio collega del CNR, che ha una grande esperienza prima che essere ricercatore di docente di scuola media di matematica e contemporaneamente esperto di bambini sordi, ha lavorato tantissimo con i ragazzi sordi quando le tecnologie ancora non c'erano, non davano le possibilità che ci sono oggi. Ecco, si siede una ragazza, questo è il corso che stiamo facendo, che segue lui e io supporto con le attività laboratoriali, fa parte del semestre del sostegno, quindi queste ragazze, questi ragazzi che seguono sono tutti futuri docenti di scuola, tutti futuri docenti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Quindi diciamo che vanno a fare un lavoro che può incidere in maniera determinante nella crescita dei bambini. La ragazza si siede e la prima domanda, così anche per metterla a suo agio da parte di Chiappini, è: vabbè, partiamo un po' dalla sua esperienza, ha già insegnato, che cosa sta facendo, che esperienze ha con ragazzi disabili, bambini disabili, eccetera.
E insomma, praticamente viene fuori che lei è in una scuola, in questa scuola c'è un bambino autistico che ha delle grosse difficoltà nella comunicazione, nella relazione, che loro hanno aspettato tutto l'anno ma che ancora non è arrivato, che non c'è un computer e che non si può fare nulla. Ecco, io di fronte a questa affermazione sono saltata sulla sedia e ho detto mi scusi, abbia pazienza, io questa è una spiegazione che non accetto, perché al giorno d'oggi non è possibile non riuscire ad avere un computer a scuola, perché i modi ci sono, ne dismettono, ne buttano via in continuazione tutti, dalle famiglie alle aziende, quindi volendo provare a fare una didattica in modo diverso si può, e se un insegnante non riesce a far valere quelli che sono, non sono i suoi diritti dell'insegnante, ma del bambino che sta seguendo, forse deve interrogarsi se quello che vuol fare è il mestiere giusto. Dice, ma sa, io sono sempre l'ultima arrivata, gli ultimi arrivati non viene dato molto peso. Dico, lei poi comincia a portare la Costituzione, comincia a portare la normativa che forse magari va rinfrescata a chi ha più esperienza di lei. E così, e poi siamo andati avanti, ha superato l'esame comunque, diciamo, non l'abbiamo penalizzata per quello che ha detto. No, questo per dire che purtroppo nelle nuove generazioni questi devono ancora entrare a scuola e tragicamente c'è un po' questo atteggiamento passivo, quando tu dici dobbiamo essere dei rompiscatole, è vero. Bisogna farsi sentire, bisogna comunque inventarsi delle soluzioni, laddove la scuola, la burocrazia non arriva, bisogna in qualche modo mettere a disposizione anche le proprie cose. Io poco tempo fa ho prestato un touchscreen, l'unico che ho come biblioteca del software didattico, a un insegnante in pensione che mi ha raccontato una storia terribile di una ragazza di 27 anni, cerebrolesa, che non riesce a usare il computer, ma lei vorrebbe usare ad esempio Skype per parlare con la sua amica. E a quel punto io ho detto, ma questa ragazza riesce a toccare lo schermo? Dice, sì, lei ci prova anche, ma lo schermo ormai ovviamente non funziona, uno schermo normale. Dico, senta, io le presto il touchscreen, provatelo. Se funziona, poi semmai la famiglia, se può acquistarlo, lo acquista, se no lo chiede incomodato al CTS. Dice, guardi, la famiglia può permetterselo, se troviamo la soluzione... se funziona loro poi lo fanno e possono acquistarlo. Ho rivisto questo insegnante in piscina, che frequentiamo la stessa piscina, mi dice guardi, sono contenta di vederla, volevo telefonarle, sta ragazza inizia a usare il touchscreen, inizia a usare non soltanto diciamo, non sta svolgendo solo attività così di intrattenimento, di piacere, di gioco, ma iniziano anche a farle, questa era una fissa di questa insegnante, a farle apprendere i primi rudimenti della lettoscrittura. E la ragazza sta rispondendo bene. Questo per dire, ci voleva un insegnante in pensione che si è presentata dicendo io di tecnologie non so niente, però so che servono. Probabilmente al giorno d'oggi in alcuni casi vale più veramente un insegnante anziano con l'umiltà di dire non ne so niente però so che funzionano, che questi giovani che a volte veramente li vedo molto molto apatici, e questa è una cosa che mi distrugge. Chiusa la parentesi, scusate lo sfogo. Allora lanciamo l'idea, un kit di sopravvivenza per la scuola ospedale. E qualcuno che la sappia mettere in piedi, perché gli è cambiata la vita questa bambina. Situazione simile alla sua. Vogliamo mettere a fuoco le difficoltà e un pochino il percorso che c'è stato. Lei aveva competenze informatiche? No, nessuno. Non sapevo neanche cos'era un computer. Dopo che abbiamo fatto un paio di prove. È andata tutto benissimo, ho avuto difficoltà? No, facilissimo. Ci siamo spaventati prima, invece dopo in realtà era... Un computer fisso, un portatile? Allora era un computer portatile che non avevamo a casa, quindi andava al lavoro di mio marito. Allora l'attività è stata solo di videoconferenza con la classe o ci sono state altre azioni che la bambina faceva? Cioè con la classe stava in contatto solo con la voce di video o le maestre spedivano? No, si venivano fornite le schede che già potevano trovare e il materiale che già la faceva veniva rinviato a scuola. Quindi voi stampavate quello che andava alla
compagni l'ha aiutato tanto. E ma si se, tecnicamente si sentiva bene, la roba era buona. Sì, sì, come fosse stata in classe. Ecco, pensi che usavamo una botella camerina comprata dai 16 euro. Una spesa. Allora, il periodo del progetto è stato? Da gennaio a giugno del 2012. Ok. Allora, il tempo per apprendere lo strumento ne sta grossissimo. Voi usavate Windows, Linux, Mac? E Windows XP. Windows XP. Ecco, noi usavamo Windows, stiamo parlando più gratuito. Quanto ci è voluto fra quanto voi avete chiesto se c'era un modo di mettere fuori la punta la scuola o casa e l'installazione del sistema? 2-3 giorni. Pochissimo. Ecco, non abbiamo speso niente, pensi che abbiamo usato tutte cose gratuite. L'abbiamo sempre messa in contatto con la scuola, lei era sempre allo stesso posto o si muoveva? No, da poco oltre a dormire eravamo in ospedale a Padova e a volte a casa. E i bambini della casa erano capito? No. Ecco, una cosa, la cosa che mi ha ritenuto essere più bella, più importante di questo progetto, qual è stata? Che già ha potuto restare in contatto con i suoi amici, rivedere la sua maestra. E alla mattina aveva la voglia di alzarsi per fare come se fosse a scuola, insomma, perché si sentiva isolata da tutti, insomma. Un aspetto che ferma i progetti delle scuole sono i costi. Quanto è costato questo progetto? Niente. Quanto abbiamo speso? Vedremo di lì. Praticamente, quindi il software gratuito che avevamo avuto a scuola ha permesso l'accelerazione della soluzione, che è un po' questo che voglio raccontare nel progetto che vado a fare con la scuola. E quanti anni per entrare? 8. Poi dopo le scuole già fatto il computer, era sempre la linea seguita. No, no, primo momenti da un supporto. E poi? Da sola. Quanto ci hanno messo a diventare autonomo? 2-3 lezioni. E basta. Un bambino di 8 anni riesce a gestire tranquillamente una videoconferenza. È solo la questione di scrivere dietro la maestra spiga. Facciamo un po' fatica. I primi momenti, ma dopo è andato tutto bene. Dopo è andato tutto bene. Bene. Quindi speriamo che questo. Ah, i programmi più usati sono stati Skype. E basta. E basta, lo scanner. Perché ho usato la. Sì, sì. Lo scanner lo sanno altri. Esatto. Va bene. Speriamo di aver detto quasi tutto e in caso mai se qualche insegnante volesse contattarla. Certo, molto volentieri. Ecco, ringraziamo la signora. Simonetta. E questa è la maestra. Altra persona che pensa che si può fare con nessuna competenza. La sentirete? Cioè, in caso come questo uno dice non posso fare a meno di imparare. Mi spiego, molte volte noi possiamo dire ma sì, invece questi casi qua dove una si cava la pelle, questa bambina qua, Cristo guarda ISO, per cui è andata tutto bene, tutto liscio, adesso siamo qua che ce la raccontiamo. Tanto è vero che non sapevo neanche se potevo usare questo video che si andava in un altro modo. È andata bene e ce la raccontiamo. Però ci ha messo nelle condizioni di dire dobbiamo subito partire, come dire un po' che quelle cose che ti toccano l'acqua proprio di sotto ti fanno imparare a nuotare. Ah, questa è la postazione, vede quel computer là dell'agenzia delle entrate buttato via, uno scanner e la telecamerina è quella lì, la vedete? No, dov'è? In ospedale questa la telecamerina, il monitor, il computer, la tastiera. E poi assistivo anche tecnicamente. Eccola qua la telecamera. Posso? Perché non mi sfugge una cosa. La maestra e i compagni quando faceva il adesso se lo dice in aula. Questa è la situazione della classe. Okay. Al posto suo c'era il monitor, girato in modo che i compagni vedessero la bambina e la telecamera puntava sulla lavagna. E quindi la maestra doveva rimanere lì per la maestra doveva la... rimanere là e scriveva in giallo perché il giallo è quello più ok visibile. Cioè aveva il suo posto, non poteva fare. Sì, perché la telecamera costava così poco che ha un campo d'azione più stretto. Con quella che sta usando adesso con Lucia, okay. Lucia mi vede da qua. Vedi prima più qua, ecco, cioè vedi 3 metri con quella lì meno. Si vede nello schermo che c'è.
Ah, ecco. Sì, è la carnevale tecnico. Ecco, quindi, però, ragazzi, era abbastanza perché c'era tutta la lavagna e il tronco di corpo dei bambini, perché l'avevamo messo in maniera che i bambini delle sue età potessero uscire fuori. Per cui loro per parlare si alzavano, andavano dalla maestra e parlavano con la bambina. Mi capite? E lei rispondeva. Maestra, sì. Avevo messo pochi lanciatori sul monitor, la maestra faceva clic,
partiva. Quindi è un problema di configurazione, sì. Praticamente con la telecamerina, sì. La bambina vede la classe. Avvio automatico della telecamera e del microfono. Cioè, okay. Avvio automatico della telecamera. Quindi è un problema di saper configurare. È quello che ho detto, che il fate sostegno oggi è imperativo che sappia usare la tecnologia. Ma a parte che questa bambina non ha il sostegno, è una delle migliori della classe. Quindi, cioè, voglio dire, le competenze ci devono essere, perché se no gli togliamo qualcosa. C'era anche una classe un po' con una rosa. Eh no? Cos'era? Avete visto la classe della rosa? Quante erano? Ne avrà 25, altro che poco numerosa. Adesso dico le solite cose, che le tecnologie per essere usate bene in classe vanno condivise con il consiglio di classe. Perché sennò è come prima, usiamo cose nuove per fare cose vecchie. Volevo fare qualcosa di molto pratico, adesso vi faccio vedere a Word la comunicazione aumentativa, ve lo voglio mostrare a fare, e come configuro questo monitor qua in 4 passaggi per un grave. Poi vi lascio la parola e ci scambiamo delle informazioni. Cioè, volevo, ecco, perché sotto Linux è pieno di azioni per le tecnologie assistive, per fare le video lezioni, per fare tutte queste cose, però io penso che oggi ne abbiamo già dette abbastanza di cose. Entriamo sul pratico. Il monitor di sotto Linux, adesso mi siedo, che così vado meglio, l'abbiamo pensato con delle competenze, abbiamo montato su dei moduli che permettono il cambiamento. Adesso vi faccio vedere questo monitor, lo faccio diventare come quello di prima. I passaggi che faccio, intanto tiro via le icone, tutte queste icone qua che ci sono, perché sennò disturbano le mie cose. Faccio una cartella, la chiamo tutto e metto tutto dentro tutto. Impossibile rinominare, la vuol dire che c'è un altro. Tutto uno. Mentre ti picchi con su di Linux posso aggiungere due assolutamente cose. E gli altri tanto mi possono guardare, vero? Allora, sì, volevo aggiungere veramente alcune puntualizzazioni brevissime. Una di queste è legata alle funzioni di accessibilità. Francesco ha parlato di tecnologie assistive, vi ha mostrato una lavagna virtuale, una tastiera virtuale, eccetera. Ecco, su di Linux, come i migliori sistemi operativi Windows, OS per Mac, contiene al suo interno una serie di funzioni assistive che consente di modificare l'interazione di ciascuno con il computer, quindi si può evitare ad esempio una ripetizione non voluta dei tasti in caso di disprassie, si può utilizzare una lente di ingrandimento in caso di determinati disturbi della vista, si può attivare lo screen reader, eccetera. Ovviamente si può anche collegare alla barra Braille piuttosto che alla stampante Braille. Ecco, questo per dire che questo sistema è comunque completo e non difetta di nulla rispetto ad altri sistemi operativi commerciali. L'altra puntualizzazione che è comunque venuta fuori dai discorsi e anche da quello che sta facendo in questo momento Francesco è la personalizzazione. Questo tipo di strumento che abbiamo messo a disposizione consente veramente di personalizzare gli apprendimenti ma anche la fruizione e l'interazione con la macchina da parte di ciascuno. Nel momento in cui io posso andare a selezionare che cosa vedere sul desktop piuttosto che utilizzare determinati programmi o determinate funzioni, faccio veramente un lavoro che va incontro alla soddisfazione dei bisogni di ciascuno. E quindi, ecco, teniamo presente anche questo tipo di possibilità che mette a disposizione Sodi Linux. Infine, le tecnologie, il valore aggiunto che mettono a disposizione è quel valore che consente sostanzialmente di fare qualcosa che altrimenti non potrebbe essere fatto in termini di efficacia e di efficienza nello stesso modo. E ovviamente usare le tecnologie, questo a qualunque titolo e in qualunque contesto, significa lavorare di più, molto
banalmente, utilizzare strategie e strumenti tradizionali è certamente più economico dal punto di vista dei tempi e degli sforzi necessari che non utilizzare delle tecnologie. Chiaramente Francesco, non so quanti di voi da quanto tempo lo conoscono, lui è così, è un vulcano, è una persona, è un fiume in pieno, non lo ferma nessuno, è sempre di fronte a qualunque situazione, è una sfida che affronta con mille entusiasmi. Non siamo tutti ovviamente fatti nello stesso modo, però ci vogliono delle persone così, che tirino, che trascinino tutti gli altri, poi a furia di trascinare qualcuno che lo segue, lo trova. L'ultima cosa, poi sto zitta, sulla quantità di software presenti, software didattici presenti all'interno di Sudlinux. Inizialmente noi come ricercatori avevamo l'idea di dover essere esaustivi, e quindi dovevamo mettere dentro il più possibile. Di fronte poi però anche alle richieste degli insegnanti che ci hanno detto sì, ma tutta questa roba, poi quali sono i programmi che effettivamente possiamo usare, quelli che possono servire, allora supportati da altri insegnanti abbiamo fatto una scelta di quello che effettivamente può essere utile ed è indispensabile, ed è per questo che da 160 programmi siamo arrivati a una trentina che sono quelli presenti all'interno di Sodi Linux. La possibilità però di installare altri software passando attraverso un repository in maniera molto molto semplice, sono riuscita persino io a installarli senza avere competenze di questo tipo, dà anche in questo caso un valore aggiunto a questo strumento che consente anche una personalizzazione dei contenuti a livello di software. Ecco. Non volevo dire altro, lascio la parola a Francesco. Quanto ci ho messo a cambiare il momento? E non solo io posso mettere questo tipo di lanciatori, ma adesso vi mostro come posso mettere un lanciatore che vi porta sul gioco didattico presente online. Per esempio, io stabilisco che voglio proporre al mio ragazzino Super B-Flash, un gioco sulle doppie. Ho detto a casaccio, vero? Aspetta che questo non è già configurato. Ah, il bambino con il touch non può tirare fuori i controlli. Posso fare io. Quindi tu devi essere presente, e poi la UGB vai e fa. Allora, adesso lo tiro fuori, Super B-Flash, un'attività. A proposito, se no prima la finiamo magari, questo è il mio sito, quasi tutte queste attività che vedete le trovate qua, dobbiamo ancora fare con il CTS, in realtà questo è pieno di roba, quel CTS non ci sto appresso. Questa presentazione, come tutti i video che avete visto, con le dispense digitali vi segnalo quella che c'è lì, che è una dispensa, ecco questa, e in particolare questa che è una vecchia guida che ho fatto su TuxPaint, che mostra come ad esempio si può, grazie a TuxPaint, fare un sacco di attività didattiche che sono qua, ve la stampate se volete. Come dire, è un germe, uno spermatozoo che vuole buttare là delle idee a chi vuole metterci le mani con TuxPaint e fare giochi, scrittura, arte, comunicazione, dentro, fuori, sotto, sopra, tutte quelle attività preliminari. Ecco, e poi questa, che chi vuole usare software libero per l'educazione, che è questa guida che ho fatto per Trento, per l'USP di Trento, l'avevo fatta con un progetto, dove praticamente, a parte un pistolotto che dice che l'infanzia faccia l'infanzia e la primaria faccia la primaria, lasciando il compito di parlare, leggere e scrivere l'infanzia, scusa la primaria. Poi dopo divido, questo lavoro l'ho fatto insieme a una maestra che non è qui, che si chiama Sara Salardi, che le ringrazio, mi ha aiutato molto in questa stesura,
per quel che riguarda la primaria in particolare, livello scolare, obiettivi perseguiti, software libero che posso usare. Io non ho fatto solo la tabella, ho fatto degli esempi per immagini che richiamano alla banca del software del CNR, quello che diceva la Lucia per la documentazione, e con delle schermate per capire cosa si può fare. Con delle schermate che si capisce cosa si può fare, vedete, parola corta, parola lunga, separazioni in sillabe, il gioco sulla disgrafia per il riconoscimento delle lettere e avanti. Qui sono declinati così i software con l'attività e quello che si può fare. Adesso vi faccio vedere come si può fare un lanciatore che punta a un gioco di, per esempio, Baby Flash. Allora, io, Baby Flash è fantastico, è tutto in flash, appunto. Non è tanto accessibile perché un chip non lo legge, ma insomma speriamo che la rete mi assista, perché mi sembra di vedere che è in default. Ma TuxPaint può... TuxPaint c'è per Windows, Linux e Mac. Lo puoi scaricare? Sì, lo puoi anche scaricare. Metto solo Linux, c'è. Per esempio, vediamo... Perché questo non va... Ecco! Già dentro su di Linux? Sì, la mamma c'è. Italiano? Italiano... Prendiamo per esempio un giochetto sulle lettere, le sillabe. Prendiamo le sillabe. Voglio che il bambino punti direttamente a questo cliccando un lanciatore. Allora, facciamo per copiare l'indirizzo coppia. Magari al bambino non gli presento le barre dei menu, non gli presento la barra dei segnalibri e gli presento semplicemente questa pagina qua. Cliccando F11 lui vede questa roba qua. Si fa così, chiudi, si crea un lanciatore, anche questo, cioè tutti questi comandi qua, una parte sono standard, altri che abbiamo messi noi grazie alla programmazione di Giovanni, come comprimere le immagini, creiamo zip e tante altre cose. Crea un lanciatore, questo è il lanciatore, il nome lo chiamiamo lei ride, è il mio correttore ortografico. Poi scrivete Firefox, Ctrl V, ok, e il lanciatore, eccolo qua, sillabe, dice non fa schifo. L'hai cambiato dove c'era Firefox? Aspetta un attimo, eccolo qua, dice fa schifo, no? Si è ripercato un errore, bellissimo. Ma perché ho avuto via. No, è perché nel comando hai scritto Firefox, hai copiato l'indirizzo. E ci va? Lo stesso errore di ieri. Perseveri. Può darsi l'applicazione, no? Sillabe. Fire, no. Ma vedi che è semplice perché ti hanno già corretto, quindi. No. Il nome sillabe. Firefox. Sotto devi mettere la cosa. No, qua. Ctrl V va qua. Nome Firefox, applicazione. Ok. Ok. Adesso dovrebbe partire. No. No. Ma perché nel comando bisogna mettere anche il motore di ricerca oltre di no, ho messo che deve partire il programma e che il programma porta a quell'indirizzo là. Adesso io non so cosa sto sbagliando perché voi mi confondete. Perché sembra degli altri, guarda. Sì. Ho sbagliato il gruppo, Lucia. Ma è quello che ti dicono, vedrai che funziona. Non credo. Sì. Sillabe. L'unico che ascolto in questo momento è Ubaldo. Firefox. L'ho scritto giusto, guarda. Sì. Firefox. E poi c'è comando e devi scriverlo lì. Spazio e adesso. Ah, non c'era lo spazio prima. Non c'era lo spazio. Ah, non c'era lo spazio? No, non c'era. E infatti io non credo. Adesso dovrebbe partire, se diamo la volta buona. Però io voglio che sia questo il lanciatore, questa è l'immagine del lanciatore, non voglio fare. Dobbiamo cambiare l'immagine. Allora, vedete qua su c'è una telecamerina, seleziono l'area da catturare e voglio che il bambino veda questa roba qua. Quindi io faccio una schermata 1 che la metto.
metto nelle immagini e qua tasto destro, proprietà, doppio clic, schermata 1, open, ma è chiaro che non si impara oggi, si vede oggi, per capire cosa posso fare, no? Bene, la maestra ha scelto il programma esercitativo per quel giorno lì, bambino, clicca e gli parte sì da me. Adesso c'è il tempo delle domande. Sì, io adesso non vorrei più parlare, adesso è chiaro che chi vuole approfondire ci deve mettere la testa, sa quante cose può fare. Il valore che resta, la sintesi di quello che voglio dire è sotto Linux è imbattibile per modificabilità dell'interfaccia, adattamento al disabile, l'uso sui tavoli touch, stabilità del sistema, longevità e stabilità del sistema. Poi ce ne sono tanti altri, ma su questi siamo imbattibili. Questa cosa qua con Windows non riesce a fare. È chiaro che ci vuole un insegnante artigiano, attore della didattica, no? Un insegnante che mette l'oggetto e se ne va. Domani cambia trisillabe, quadrisillabe, ci mette la scrittura. Cioè, mi spiego, ma c'è con la testa, fa un progetto, ci lavora. Bene, siamo alle domande. Allora, adesso l'interfaccia. Adesso questa interfaccia qua, in quattro passaggi finché la collega parla, la riporta a quello che era prima. Prego. Manca quella parte dove diceva che si parla del punto sito. Lei vuole vedere il sito che mi permette. Allora, c'è un webinar sul sito degli SD Quadro dove un nostro collaboratore del CNR ha raccontato come funziona un software importante che si chiama Drama Natural Speaking. Mi sembra che Paglino abbia fatto questa cosa, giusto? Sì, Paglino. Ecco, allora quel programma lì va molto oltre a quello che ho fatto io, perché io vi ho fatto vedere la scrittura, quel programma lì fa molto di più, perché permette anche il controllo della macchina. Supponga che faccio un incidente, perdo il controllo delle braccia, però ancora un residuo vocale perfetto, io posso controllare il computer completamente con la voce. Significa accendi, spegni, salva, vai al campus, grassetto, tutto, tutto. Io vi ho fatto vedere solo la dettatura, che è siamo livello 1, ma se voglio arrivare a livello 7 devo usare uno di quei programmi lì, che per quello che costa si deve comprare, costa così poco che merita di essere comprato. Secondo me è un software buono, vi spiego, non è un software non buono, è un software molto buono per quelle difficoltà, che ho usato una volta Poi il valore aggiunto che ha quel software è che si può usare in locale, non c'è bisogno di avere la rete, cosa che questi strumenti che anche io uso, che condivido con Francesco, richiedono la connessione ad internet. Invece quello Dragon Natural Speaking, che è poi il software citato da Francesco, può essere installato e utilizzato in locale senza la rete. Esatto. Qual è quello con la rete? Scusate. Invece con la rete, adesso se trovo dove ho messo i documenti di prima, la cartella, tutto, ve la faccio vedere. Scusate, io sono sul sito, ma costano una cifra così. Ma perché io l'ho comprato Dragon Natural Speaking? Ma sì, è vero, anche più, magari da volte fanno. Lo devi però. Ma usa solo, cioè, non legge solo la voce che tu imposti. Ah sì, vabbè, se io voglio una raffinatissima condizione di rapporto con la macchina, devo educarlo, che non deve sbagliare. Tu devi fare prima l'istruzione. Richiede l'addestramento, il programma di non so, io adesso non sento bene le regole. Allora la signora dice sì, che con un ragazzo in scuola non riesco a usare natural speaking mio personale, perché devo mettere il bambino a educarlo su tutti i programmi e tutto quanto, e mi si passano giornate, cioè lo posso fare, però mi diventa una cosa impossibile, perché devo usare il mio PC che uso volentieri, ma è sempre una cosa limitata. Sì, allora la dettatura, adesso la faccio vedere. Allora, mi sembra che ho memorizzato, però qua. Volete scrivere? A parte che se guardate le mie cose, su. Sì, l'altra volta ho presentato i software per la dislessia, una diapositiva per i dislessici gravi, c'era come si detta al computer con 9 euro, compri una posizione su internet
puoi dettare anche un sacco di lingue. Questo invece è gratuito, eccolo qua, si chiama, guardate, lab.webtips.it, riconoscimento locale gratis. Lab.web. Questo ha bisogno di una rete abbastanza veloce, basta. Il bello anche di questo è che riconosce anche se parli inglese. Ma ci sono tante estensioni anche per Chrome che... Ah, si deve usare Chrome. Che fanno la stessa cosa, che si vanno a installare. E tra l'altro le ritrovate ogni volta che voi vi praticamente vanno ad installarsi nel vostro profilo di Chrome, di Google, e quindi se vi trovate anche in giro per il mondo, accedete ad una macchina che non è la vostra, accedendo a Chrome con il vostro account, ritrovate tutte le estensioni che avete installato. Questo è molto comodo perché spesso, almeno a me capita di andare a fare lezioni nelle scuole o anche all'università e non ho i poteri di amministratore di sistema, non potrei installare assolutamente nulla. In questo modo nel profilo che ho costruito di Chrome metto dentro tutto quello che serve, mi devo portare le cuffie e il microfono e posso dettare ad esempio al computer in qualunque contesto, senza soprattutto addestramento, perché poi il problema è che per certi sistemi di riconoscimento vocale sono necessari almeno 15 minuti più o meno di riconoscimento vocale e non riescono ad essere in ogni caso precisi, è sufficiente essere raffreddati che viene alterato il profilo vocale e è necessario un secondo addestramento. Ma questa soluzione le va bene, signora? Non so, devo la proverò. La provi? Sì. Se la provo. Ma io la rete sicura è eccezionale, se la rete è una buona rete eccezionale. La provi? Grazie. La valigia ospedaliera. Altre domande? La valigia ospedaliera cosa contiene? Ah, io l'avevo fatta, conteneva un PC, un monitor, una telecamera, una cassa acustica e uno scanner. E la chiamata. Microfono? Microfono lei? Ce l'ha la telecamera. Ah, ok. La telecamera che c'era lì in ospedale è quella lì sul trespolo, non quella che uso adesso, la Lucia, perché quella lì ho fatto un investimento di 40 euro. È quella che c'è sotto, questa qua. Questa qua era quella che c'era sul monitor. E questa valigia qua, io l'ho fatto, ho tenuta per un anno e mezzo a scuola, poi è stato usato per quello lì, poi è stato anche rotto. Insomma, non ho trovato nessuno che si adotti questo problema per sé. Cioè, secondo me è una scuola dove Skype. La scuola media elementare ha la rete in ogni aula. Quella nuova l'hanno fatta la rete. Comunque io ho visto che una rete a 3 mega è già sufficiente. Magari rinunci al tuo video nel momento che spari lo scanner, rinunci a qualcosa, però funziona. Il resto, hai visto, la mamma usava, e anche l'addestramento dei maestri è stato semplicissimo. Il monitor touch è questo qua, che io l'ho portato, l'ho messo in funzione, è andato in pausa. Se volete usarlo, eccolo qua, questo è il Touch Spine, quello che ha usato il bambino per disegnare. Molto importante il feedback sonoro, l'ho visto, perché il bambino ama molto bene il feedback sonoro. È un programmino veramente diabolico. Perché, dato che non vanno bene con il touchscreen, in verità, ho preparato un documento per il touchscreen. Cioè, veramente l'attività da potersi fare con questo oggetto qui, per esempio decidono che fanno il sopra e sotto, con i bambini, e la maestra gli mette qua degli oggetti che possono andare sotto o sopra l'aquilone, ecco la mongolfiera e sotto il trattore. E poi stampa, se lo porta a casa e porta a casa un'attività come gli altri. Allora, so di Linux è eccezionale perché riuscite a far andare veramente qualsiasi macchina. Queste qui erano radiate dalla
Il computer lì ha una storia, l'ha radiato l'Agenzia delle Entrate di Trento, siamo andati a prenderli, su 10 ne abbiamo salvati 5, gli altri ne avevano già buttato via il disco fisso. Di questi 5 è finito la scuola per gli stranieri, non hanno voluto neanche la scuola degli stranieri, ha detto c'è la scuola delle porte occidentali, me l'hanno regalato. Io e San Maurizio siamo andati ai rifiuti incontrati a togliere i dischi fissi del computer che c'era. Abbiamo messo in piedi, va bene la commissione, perché il processore era buono, la RAM c'era, ci mancava il disco fisso, erano lì che va. Cioè, questo qui è stato radente ai rifiuti incontrati per un po' di tempo, è lì che va come delle cose. Cioè, quando tu chiedi una cosa, oggi noi abbiamo questi computer che non fanno una cosa, ne fanno mille. E diciamo, non va bene perché non fa la più sofisticata. Ma tutte le altre le sta ancora facendo. Questo scrive, parla, gioca, fa, chissà, carnevale è un altro esempio, perché cominciamo, si chiameranno i rottamatori ormai. Ma è una soddisfazione vedere funzionare quello che gli altri buttano. Io avrei piacere che tutti i soldi che ho fatto risparmiare il mio istituto comprensivo con le 4 aule informatiche che ho fatto li avessero messi in ausilio. Invece no. Ma abbiamo fatto aule grosse, tutte con soldi Linux, lavagne e cose. Adesso c'è l'effetto di ritorno, perché anche i colleghi, ragazzi, io mi indigno quando un collega dice ma non c'è a scuola questo programma che io ho. Cioè, cazzo, no? Non è quello di darti quello che tu hai, sarà la scuola che dici tu come devi adeguarti alla scuola. Invece molto spesso i colleghi dicono ma non c'è questa cosa che io ho. E vedo usare dei soldi per adeguare le cose della scuola alle cose personali, no? Che tu ti adegui. Cioè, bisogno di fare uno slancio culturale e sentirsi inadeguati. Io non vedo la persona arrivare a scuola sentendosi inadeguati, vedo che è la scuola e i ragazzini che sono inadeguati. Secondo me gli insegnanti a scuola oggi, noi me compreso, sono inadeguati. Perché i bambini e le bambine vengono a scuola dopo un training di informatica e li rimettiamo nel medioevo con la tavoletta di cera, accidenti. Anche i disabili, ai disabili togliamo una marcia. Ma adesso voglio dare una mano a voi perché ho fatto... Dicevi per il monito dove vuole... Ah sì, allora, se volete voi siete già nella lista di soldi Linux. Sì. Perché? Allora la metto in lista. Ho cercato molto per trovare... una ditta che fornisse monitor dichiaratamente compatibili con Linux e ovviamente l'ho trovata dove? Nel commercio, perché il commercio si preoccupa di vendere, non si preoccupa di fare le filosofie, e siccome certi supermercati hanno software e server Linux, dove cavolo l'ho messo? Hanno server Linux. C'è la ditta che fa i monitor per le aziende. Adesso ho concentrato tutto, forse ce l'ho qua, non è una chiavetta che avevo salvato le cose. E tra l'altro veramente costano poco. Pensavo che ci fosse da sperarsi, invece non è così. Questa è una buona notizia, perché un vecchio computer, e non ditemi che non li trovate. La Gorotex ha regalato a quest'ora più di 40 computer portatili che hanno dismesso per questione di leasing. Veramente si trovano. Credo che sia questa, è impossibile montare, fantastico. Se mi segnate le mail vi mando dove si comprano, perché non riesco in questo momento. Avete pazienza, venite avanti con un'altra domanda, io cerco dove ho messo. Ah, questa roba qua volevo farvi vedere, il solito pistolotto che qua non ho neanche aggiornato a Verona. Qua, cosa ci posso fare con software libero? Qua c'è la lista del software libero che vale su tutte le piattaforme e quella didattica che ci posso fare. Se volete ve lo mando in posta, ecco qua, monitor per Linux, l'ho trovato. E qua ho preparato una tabella dove c'è disabilità e software che abbiamo messo in soldi Linux che punta con la disabilità lì. Autismo, sordità, DSA, scuola a distanza, patologie gravi, intrattenimento. Guardate, io insegno ai disabili a giocare a scacchi, a giocare a dama, a giocare a biliardo anche a distanza. Quando il dirigente mi tirerà le orecchie mi difenderò, perché io insegno a giocare a scuola, anche a giocare, sì, anche. Poi
c'è da discutere se, se gli scacchi sono un gioco, vero? O la dama, c'è molto da discutere. Ecco, io insegno anche ai ragazzi di questa cosa qua. Tra l'altro, ho scoperto, cioè, l'esperienza, bisognerebbe vivere due vite. Ragazzina, come si chiama adesso, F31, posizione personalità bipolare, a volte è una psicosi, schizofrenia psicosi, giocare a biliardo online, accetta di perdere. Cioè, accetta la frustrazione, accetta di perdere, non va via di matto, sbaglia e accetta. Se tu gli dici guarda che stai sbagliando, cancella, capace che mi spacca tutte le battute. Cosa che ha già fatto questo ragazzino qua, non riusciamo a tenerlo in classe, nel muro della scuola più di 2 ore al giorno. Problema grosso, il ragazzino viveva di espedienti, facendo furti, storia grossa. Il biliardo online, e adesso ho scoperto che sono di Linux, nel repository c'è un biliardo che si può tirare giù, quindi l'ho messo fuori rete per poterlo giocare. Accetta la frustrazione, quindi il gioco mi diventa uno strumento di avviamento, quasi, non dico la terapia, ma andarci a cioè, questo, ne posso parlare però, ne posso sparlare. Ieri mi è stato attento solo perché gli ho fatto l'esperimento dell'acqua che sta super aria con la pressione atmosferica, sai quella che gira il bicchiere e sta sull'acqua. Ho avuto un quarto d'ora di attenzione. Oggi mi sono inventato accendere la candela a distanza con l'esperimento del fumo. Tu accendi il fumo chiedi il fuoco, viene giù, c'è la candela. Ma sto finendo le cartucce. Mi resta pigliato. Questo, se volete, ve lo mando, patologie software. E il monitor, eccoli qua. Questo l'ho cercato apposta perché sapevo che mi sarebbe stato chiesto, se no parliamo del sesso degli angeli. Su Amazon si compra questo modello qua, che va bene per 8.1 e per Linux. Questo è il modello del centro territoriale di supporto, il 23 pollici, però non va sotto i 21 pollici. I bambini piccoli non va bene. Il mio bimbo di 4 anni non ce la faceva. E quindi ho trovato questo sito, eccolo qua, copia e incolla. Ve lo giro dove ci sono i colla e vai. Ho un momento di ignoranza abissale. Ma questo schermo, quindi. Eccolo qua. È con la chiavetta che metto. Il computer. Ma è legato al computer, no? Sì, quello di sopra. Eccolo qua. Da 15 morti, da 15 in su. Vedete? Li trovate tutti, ma sono costi pazzeschi. Cioè voi vi fate un tavolo, una postazione interattiva con 350-400 euro. E gestite l'azione, potete impostare anche in classe, non pesa tanto, è veramente la fruibilità che merita di essere, lo blocchi con il nastro adesivo. Insomma, con il nastro adesivo si tengono su le pietre formelle dello shuttle, ma si è troppo, è impossibile per voi, perché posso fare una... Cioè, prego? Fate domande? Sì, adesso siamo in una conversazione. Ecco, io... Aspetta che io avrei piacere che Lucia sentisse, per cui cortesemente parlo il microfono. Allora, sono una fan sfegatata del professor Fusillo, quindi io l'anno scorso ho seguito il corso, tutto. E devo dire che sono tornata a casa e qualcosa ho portato, di 100,0001, però qualcosina. Quindi ho cominciato a lavorare su quello che sono tipo leggi per me, che non sapevo come funzionasse, il video tutorial, poi ho cominciato a lavorare con Sancorè, poi ho cominciato a lavorare con la tricamerina per fare le video lezioni e mi sembrava di sapere tutto io. Dopodiché ho detto bene, adesso provo con Soli Linux. Ho installato il programma, dopodiché ho rinunciato perché il mio computer sarà vecchio, quello che volete, ma Word e Linux è andato in crisi. Dopodiché quest'anno ho ripreso l'anno e ho detto non faccio su di Linux, ce l'avevo lì, lo guardavo e dicevo no, a te non ti uso. Perché nel frattempo io sono anche, uso Mac, iPad, altre cose, però è una cosa che voglio saper usare, cioè anche se poi io nella mia vita quotidiana fino adesso mi sono trovata in situazioni anche scolastiche dove ho, oltre al mio PC, ho portato l'iPad, voglio usare questo programma. Allora adesso ho un computer che è vecchio.
Allora pensavo di, non so come si dica tecnicamente, sfigurarlo, non lo so, risettarlo, e provare a vedere se inserire l'ISO di Linux. La domanda è, sarebbe possibile, cioè, certo che il professor Fusillo ci vuole interattivi, ci vuole impegnati, ci vuole che studiamo a casa, ci vuole tutto questo, però è anche vero che un po' di aiutino non basta. Allora sarebbe possibile l'anno prossimo fare quelle 3-4 lezioni di gente che vuole proprio imparare, avere quegli input, capito come, proprio su questo tipo di programma? Allora, me l'ha chiesto un'ora fa Antonio, perché Antonio è allo step 2, lui sta facendo l'aula e altre cose. Allora, io ci sto a settembre a fare un focus sull'installazione, sull'approfondimento, e con le macchine in mano. Anche col wireless. Con le macchine in mano. Anche la rete. Vabbè, se mi comprano gli oggetti, però io vi dico una cosa, qui siamo a Verona. E noi stiamo mettendo in piedi ogni 15 giorni, ci vediamo all'istituto in Audi la sera dal preside Fini e facciamo le installation party. Cioè praticamente installiamo su Linux sul computer di chi viene. E sta venendo gente che non voleva buttare. Quindi ancora una volta siamo costretti a lavorare sui cadaveri. Ma ci sta bene, perché la gente che va via con un portatile che credeva di buttare e si ritrova una macchina vivacissima, prestante, che gli fa funzionare. Quando ti trovi? L'abbiamo messo sul... L'ho messo in lista. Ma io non so, ma non capisco questa lista cosa sia, perché io... Allora, adesso, guardate, noi ci vediamo ogni 15 giorni. Se qua ce ne sono 4, io vi mando la mail e vi confermo. Ci troviamo nella aula della scuola di cinese, che è il piano terra, quindi si entra dall'istituto di Napoli subito lì, e se venite c'è i ragazzi del Luc, che quindi i ragazzi, insomma, cioè, mia età, cioè ingegneroni, quelli che sono più forti di me, più grandi, che non più tecnici, quindi diciamo qualche problema. Ma Roma, qualità? Ma sì, quando? Sì. Adesso, anche 15 giorni, mi lasciate le mail, chi è interessato, anche tu Antonio. Ecco, vi installiamo le macchine, anche vecchie, c'è gente che è venuta con il bisolotto. Io ho già la macchina nuova, però ti verrà installare su di sì. Per ottimizzare i tempi. Mi scrivete in stampatello le mail, gentilmente, di chi? Per ottimizzare passatelo. I tempi, uno deve togliersi Word. No, uno per ottimizzare i tempi deve venire con i dati salvati, i suoi dati li deve mettere da parte. E se poi lo vuole spianare, come in gergo si dice, che diventi sottolineo, è banale, 7 minuti ci vuole. Oh, perfetto. 7-8 con la chiavetta, io ne ho un po' di chiavette, 64 anche 32. Anche col CD si può fare. Sì, è più lento, ma si può fare. Ah, i CD che portate via sono tutti 32 bit per macchine datate e che hanno il lettore. C'è da dire che una macchina datata che ha un lettore datato e qualche volta non installano perché i lettori sono faraginosi. Per cui noi abbiamo già preparato una serie di chiavette, come vedete in questa cartucciera, no, e andiamo e con questa qui risolviamo, vedete, sia questa cartucciera, sì, perché ho fatto un corso a Venezia, abbiamo installato l'ira di Dio, ci abbiamo provato, poi abbiamo avuto dei problemi con Windows 8 e ci vuole tempo, bisogna mettersi in internet, lì è bello perché c'è la sala, ci abbiamo anche internet e possiamo, finché si installa, scambiare una parola e ragionare sulle difficoltà. Certo che se voi venite con un computer che poi diventa solo Linux, è una facilità enorme, vero? Tenete conto che se avete bisogno di Windows, guardate, vedete questa macchina virtuale qua, adesso faccio partire Windows 8.1 su macchine i3. Va come fosse, cioè, no, è installato. Sancorè. Scusa. Sancorè, con Linux abbiamo ancora un problema e mezzo. Però io lo posso installare lo stesso, non credo. C'è già Sancorè 2.5. Però il problema di Sancorè su solo di Linux è da risolvere quando dobbiamo tirare, cioè dobbiamo metterci le mani, perché col doppio clic sul file non parte. Bisogna importare la catena immagini, fai di Sancorè la parte. Quando vi trovate allora? Se non ce n'è... io passo con... cioè,
Non ci siamo andati la settimana scorsa, adesso ci hanno di mezzo questo ponte e non abbiamo preso la calda per quella dopo. Fellini ha detto che mette anche l'avviso sull'arena, sulle notiziarie dell'arena, non so se l'ha fatto. Ma io non la compro l'arena, io voglio l'email. Sì, me la mandano. Guardo. No, allora, mi piace perché è vero che siamo pochi, ma a posto. Che era quel gruppo che dicevo prima. Pensando a una macchina nuova. Io mantenendo i due sistemi operativi, cosa consiglia? Cioè, pensando a una macchina nuova staccabile col video touch e far convivere. Allora, grazie. Quella che ho fatto comprare, quella che ho fatto comprare per l'ufficio, mi rammarico di non averla qua, mi sono appena non arrabbiato, ma insomma rammaricato. Buonasera, grazie a lei di essere qui. Anzi, vi ringrazio a tutti, vero? Perché so che d'estate quasi. Grazie a voi. A voi. Non siamo abituati che c'è così. Allora, ti faccio un esempio. Sta andando via, io non li vedo. Uno o due, gli altri sono tutti qua. L'hai legato. La giro? Così vedi l'uomo. Adesso si è attaccata con la colla. Allora, Windows 8.1 abbiamo risolto il problema UEFI per tutte le macchine. Abbiamo scelto la Rebecca, che è questa versione qui, 17.01, perché interviene su UEFI, sulla partizione UEFI, tu mi capisci? E quindi va a scrivere nella UEFI, per cui quando parte, parte bene. Su tutte le macchine c'è qualche difficoltà a far partire il boot delle macchine, perché gli hanno cambiati tutti i comandi, non è più F2 F12, qualche volta sono CTRL F8 e così via, però li abbiamo risolti tutti. Invece a me è avuto, ti dico una storia, mi ha avuto un problema con questo è abbastanza recente, è un touch, la versione successiva si stacca, questo no. Un bel giorno stavo usando Windows 8 per testare i software per la dislessia che ho distribuito la volta scorsa, crack, e parte l'aggiornamento a Windows 8.1. Parte l'aggiornamento e qual è il risultato? Che non va a buon fine perché la rete a casa mia non è granché, e si pianta, finito. Devo cambiare il sistema operativo. Cioè devo riportarlo da casa, comunque c'è una roba che non finisce più perché questo proprietà ha da casco dell'app. Insomma, io sai cosa faccio? Spiano tutto con Gpartner, metto Windows 8.1 di sana pianta, cioè ho rifatto praticamente la macchina facendo io le partizioni, insomma me la messo. Sì, funziona. Anzi, al microfono spento ti dico cosa ho fatto, perché stiamo registrando. Proprio perché Windows 8 con UEFI crea un sacco di difficoltà, ma sono state finora risolte su tutte le macchine, sì, su Samsung, su Toshiba. E parlando dell'esperimento che vuoi far partire da te, io ci darei tantissimo a usare quelle macchine lì, perché secondo me oggi più che mai la didattica non può fermarsi nella scuola grazie al fatto che abbiamo dei dispositivi mobili che fanno andare benissimo tutti i sistemi, addirittura Android va in una macchina virtuale. Ah, volevo farvi vedere Arawad, perché non ve l'ho fatto vedere, è fantastico Arawad, guardate cosa fa. Scrive per immagini, visto? 12.500 leghi liberi, identici a quelli che usano sul tablet le app che ha selezionato Lucia e che sono documentate sul sito S di Quadro, per cui io posso creare la comunicazione aumentativa a scuola, utilizzarla sul tablet e portarmela via. Sul tablet ne ho varie app che usano queste immagini di Arawad, le stesse, quindi non si guarda la una è Zio, che è stata documentata dalla Lucia, l'altro è Talking Tab. E quella che invece diretta figlia di Arawad, nome la ricordo, si chiama Talking Tab. Questa qui noi siamo a metà strada perché il finanziamento che abbiamo avuto è per metterci la voce, se volete la faccio vedere, ce l'abbiamo già in prototipo la voce, ce l'abbiamo già, solo che non funziona proprio bene.
L'idea è che scrivi, senti, vedi l'immagine. Costruisci delle stringhe comunicative, però flessibili, non stabili, che puoi anche andare a modificare. Piacerebbe arrivare ad affinamento, però siamo per strada. Finché ne parla bene, ti faccio vedere la versione 2, che è in prototipo, non è online, non abbiamo ancora messo online, che stanno sviluppando a Vienna. A Vienna abbiamo trovato un gruppo di ingegneri che con una cifra irrisoria stanno portando avanti la programmazione per appoggiare le voci TICO, che sono le voci per Linux, ai LEN, che sono 12.500, guardate che sono tanti, vengono dalla Università di Saragozza, mi pare, dove Paolo, non mi ricordo più, ha fatto questi disegni. Vedete che bello il software libero. Fondo sociale europeo, finanziamento all'università, software libero, immagini libere, usate su tablet, usate sui programmi, distribuibili, sviluppabili. Questo progetto è già chiuso, sta ripartendo, sta rinascendo su Sodomino. Finché Lucia parla, vi faccio vedere, carico il programma che ha già la luce. Vai Lucia. Non sento. Dovevi dire qualcosa? No, stavo aspettando. Ecco, io dicevo delle app, perché io le app su dell'Android le ho viste su questo di quadro, sì, perché loro hanno selezionato e documentato non solo software, anche app per Android, come comunicatore, è fantastico, ci sono dei comunicatori, Talking Tab, è favoloso, costruisci le frasi, costruisci, è quello che vorrei arrivare con questo, costruisci le frasi, costruttore di frasi. Io non sono, aspettate che l'ho abbassato per non dare fastidio, eccolo qua, non sono, ce ne so, non so dire. Io non so dire. Cioè, sposto le icone che sono quelle lì e costruisco la frase. Ecco, qua posso costruire le frasi fisse, naturalmente stamparle, plasticarle, eccetera. Qua sono flessibili. Posso costruire delle frasi con la mia voce, cioè. Eccezionale, ci sono dei spacciatori di software che chiedono un mare di soldi per queste cose qua, bisogna dirlo alle famiglie che ci sono a costi di un tablet di Santa Lucia, mi spiego? Ecco, se tu riusci, non puoi far vedere, io voglio far vedere su questo di qua, usatelo quel sito lì perché è un pozzo di documentazione. Ecco, rispetto a se di quadro posso chiedere, faccio un appello l'ennesimo ai docenti, non è facile riuscire a tenersi aggiornati su tutto quello che c'è, che viene pubblicato, quindi io mi appello sempre al buon cuore degli insegnanti per essere supportata nella scelta, nel senso che ad esempio quest'ultima applicazione che ha citato Francesco io non la conoscevo fino a qualche giorno fa, non ho ancora fatto la scheda, ma la inserirò sicuramente perché è importante, è fondamentale. Quindi quando trovate veramente delle buone soluzioni, se le segnalate all'interno del sito di SD Quadro c'è proprio un modulo che vi consente di scrivere il minimo indispensabile, giusto quelle due o tre informazioni che possono servire a me per individuare la risorsa che avete, che volete segnalare, e quindi sarebbe un lavoro, diciamo un supporto non indifferente per poter proseguire in questo lavoro di catalogazione, di condivisione delle nostre conoscenze. Una fonte inesauribile che vorrei citare è Roberto Sconocchini. Lui ha un sito suo e inserisce diversi post in molti gruppi presenti su Facebook ed è una persona che è molto molto attenta a tutte quelle che possono essere le risorse presenti in rete, soprattutto quelle scaricabili. Ecco, magari non sono tutte open source, però scaricabili sì, oppure sono da utilizzare in rete. Quindi da tenere presente anche Roberto Sconocchini come persona che può supportare nella scelta. Lui non ha una banca dati, lui inserisce nel suo sito tutte queste informazioni che recupera e io attingo anche da lui per integrare le informazioni presenti in SD Quadro. Quindi ecco, quando trovate qualcosa di utile segnalatelo, che così lo possiamo condividere. Adesso vi voglio far sentire
c'è un po' di spagnolo di mezzo, sentite? Sì. Perché cosa volevamo dire da lì? Ci stiamo lavorando. L'idea è che le frasi che tanto qua, ma siamo per strada, ma è questione di mesi, questo qui parlerà. In italiano perlomeno. Poi la sintesi vocale, che se bella brutta lasciamola perdere, quello che conta è che comunichi. Perché se un bambino non comunica, sviluppa patologie comportamentali, è fuori di dubbio. La comunicazione è uno strumento di psicoterapia. Ti ringrazio della presenza. Ok. Quindi io mi pare che di cose ne ho dette un sacco. È una sporta, volevo far vedere Windows che funziona dentro Linux. Io adesso voglio dire, tornando all'installazione, adesso con macchine i5 faccio il contrario, perché vanno alla grande con questi processori qua. Se parliamo di quella macchina qua fa fatica, ma questa qua siamo su un altro pianeta, ecco. E adesso direi che l'incontro è stato bello e si potrebbe chiudere, a parte qualche domanda. Allora, non è qui dentro, perché sarebbe qui internet. Allora, Sony Linux ha solo software gratuito, liberamente distribuibile, perché se siamo a piede libero tutti e due è perché ci siamo riusciti, perché se no saremmo non a piede libero, perché è penale. Non abbiamo addirittura neanche messo PDF Exchange, che è per Windows ma va benissimo su Linux, anche se la ditta mi ha dato il benestare scritto che per un'opera a scopo di non lucro si può fare. Il programma, guardate come si fa, si va in amministrazione, gestore delle applicazioni. Io non me lo ricordo, però lo trovo lo stesso. Allora, blocco maiuscolo attivo, la mia password è scuola. C'è per Windows, Linux e Mac, è gratuito e open source. E si chiama HTTRack. Adesso lo installo perché parliamo, qui si installerà. Questo qui succhia tutto un sito dentro a una cartella e dopo ti permette di pasteurizzare la cartella sul sito. Io sto insegnando ad alcune maestre di Bussoleco fantastiche che stanno facendo didattica online, perché conta anche dopo che la metti sta didattica. Loro hanno fatto questi siti, a fine anno li sto convincendo, perché non ci sono mica riuscito, le sto convincendo di mettere tutto il sito che hanno fatto con i bambini dentro un CD e darglielo come memoria storica dell'anno di didattica, non come link all'anno successivo, perché secondo me, io mi fido della rete, ci mancherebbe, però molti genitori preferiscono far viaggiare offline i loro figli, e quindi una CD, navighi dentro il CD, mi spiego? Adesso vi ho fatto vedere il sito di sta maestra, ma mi sembra che la rete comincia a fare si becca. Tu mi hai chiesto come si scarica. Allora, questo è il gestore dell'applicazione di Mint che ho trovato da amministrazione. Vado in ambiente internet e qua se è lento è perché non c'è la rete. E scrivo HTTP e vediamo se mi viene fuori il programma. Senza la T? Con la T? HTTRack. Lo conosci, guarda? Sì. No, allora spieghiamo track. Dopo rack. Vediamo se salta fuori. No. HTTRack. HTTRack. Mostra. Questo programma si installa con un click, però non è questo. Però dimmi il nome giusto. Lo sta guardando lui, sì,
perché lo usano in tanti. Questo qui ti permette di scaricare un sito e anche parti di sito, nel senso che tu stabilisci di togliere un sito solo un primo livello, un secondo livello, un terzo livello, cioè i collegamenti non vanno oltre. Questo è per salvaguardare il tuo disco fisso, perché se vai sul sito della RAI finisci domani sera di scaricare, allora tu dici io scarico tre livelli di collegamento e basta. Ecco, questo ti permette proprio un sito scolastico, va benissimo. HTTP. L'hai trovato? No, io ho scritto adesso il mio HTTP, un attimo. HTTP. Ah, ecco cosa mi sbagliavo. Ecco qua, web HTTP. Questo qui. Ecco, guarda come si fa con solo Linux. Installa, fine. Fra un po' lo troveremo nell'ambiente istruzione. Scriverò il nome di un sito, mi chiederà come e dove lo metto e poi ce l'ho. Quindi se tu fai una cosa scolastica, potrai tirarti giù il tuo sito e fare un CD. Il bello è che è interoperabile, essendo fatto in HTML, tu clicchi l'index e non c'è nessun problema. Credo che qualche problema di rete ce l'abbiamo, perché sennò l'avrebbe già tirato giù. Hanno chiuso il server del progetto là. Penso. No, però sta ancora funzionando. Credo che ci staccheranno però. Beh, puoi staccare Skype che magari occupa tanta banda. Ah, vabbè, si fa così. Quello lì è un file X per il Windows anche. Lo scarichi, ci sarà. Altre domande? Avete trovato quello che cercavate oggi o pensavate che gli argomenti fossero diversi? Bravissimi, veramente. Questo ci aiuta, vero? Ringrazio per l'attenzione, perché è stata partecipe. Grazie a voi davvero che ci avete ascoltato per tutto questo tempo, e grazie a chi ci ascolterà se lo metteremo online questo come webinar, e speriamo che si divulghi l'utilizzo del software. E buona serata. Speriamo di aver contagiato. Vi ringrazio. Ciao, bye. Arrivederci a tutti. Grazie Lucia, baci. Se ci hai tenuto, baci. Tutto il pomeriggio sei stata con noi. Lucia è una persona che ha il tempo come una risorsa molto scarsa. Grazie Lucia. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Grazie.